Lei arrivò da casa sua, che era da via di Monteverde, così come dice? No, veramente quella sera io non provenivo da casa mia. Dunque, ero andata a casa di Mino a portargli qualcosa che avevo cucinato, e poi da lì ero scesa, quindi dalla camilluccia sono scesa. Sì, quindi da quale via ebbe... se lo ricorda, se era da sopra, insomma. Mi rendo conto che il motivo delle mie domande, signora, e me ne scuso ora, è che c'è un po' di confusione su quello che lei ci ha detto le altre volte. Quindi vorremmo cercare soltanto di chiarire, e premetto che non farò domande già fatte alla teste, circa il luogo, il percorso che lei ha fatto quando lei è arrivata, quindi il pomeriggio, e il percorso che poi ha fatto successivamente. Quindi, io non mi ricordo di aver mai parlato del percorso che ho fatto. Infatti, è proprio per questo. Perché non me lo ricordo. Quindi non è in grado di dire se arrivò dalla parte di Via Cola di Rienzo oppure arrivò dalla parte di sotto? No, mi dispiace. No. Va bene. Ne prendiamo atto. Allora, lei ci ha detto, la scorsa udienza, che ha sostanzialmente cambiato versione rispetto a quello che lei ha sempre dichiarato davanti, ai pubblici ministeri, di aver visto la macchina in posizione anomala svoltando a sinistra partendo da via Tacito, quindi svoltando a sinistra da via Plinio. Le posso dare una cartina? Sì, ecco. Sì, no, quella no, questa che abbiamo. Quindi la prima cosa che le vorrei chiedere, signora, siccome Patrizi qui, noi le possiamo utilizzare le dichiarazioni che il Patrizi ci ha reso. No, mi scusi, non ho sentito, sono distratta un attimo. Allora, innanzitutto la tenga nel verso in cui la tengo io, senza girarla. Sì, così ero. Perché sennò poi non ci intendiamo mai. Sì, sì. Così, la tenga sempre così. D'accordo. Innanzitutto, il signor Patrizi ci ha riferito che lei aveva la macchina parcheggiata in una traversa. È in grado di ricordarci do quale poteva essere questa traversa? Sai che non vedo qui, via, dunque, aspetti. Ah, sì. No, signora, okay. Non giri la cartina perché sono... No, non giro la cartina. Quindi il motivo della mia domanda precedente... Sì, sto cercando di aiutarmi con la memoria. Allora, io penso, avevo la macchina via, dunque questa freccetta qui, allora diciamo che questo che vedo segnato è il palazzo, vero, di via Tacito? Quello che avete messo, esatto, con una... L'ho marcato un pochino di più, era la sede di OP. Va bene. Sì. Allora, io ce l'avevo incrocio via Tacito con via Ennio Quirino. Via Ennio Quirino. Sì, ce l'avevo, perché lì. Quello che io ho sempre pensato era Cassiodoro, invece no, tant'è vero che anche quando ho scritto una piccola cosa, io ero sempre convinta che fosse via Cassiodoro, invece era via Boezio. Quindi lei ce l'aveva in via Ennio Quirino? Via Boezio prosegue con via Ennio Quirino, lei ce vero? In via Boezio o in via Ennio Quirino? No, via Ennio Quirino, era su quella lato qui. Ecco, allora, in quale verso, se lo ricorda? Dunque, che...
Su quest'angolo, il verso signora, quando si parcheggia, io non me lo ricordo esattamente, ma parcheggiavamo in modo piratesco, perché queste strade sono strade con dei problemi di parcheggio, quindi così come uno cercava di trovare parcheggio. Va bene, signora. Ne prendiamo anche di questo, anche perché scopriamo adesso che l'angolo era quello e non quello di via Cassiodoro. No, ma l'ho detto sin dall'inizio, dalla volta passata, sono stata perché c'è stato un errore che abbiamo trascinato nel tempo, in quanto non avevo sicuramente... Adesso abbiamo chiarito questo punto. Sì, l'abbiamo sicuramente. Va bene. Signora, prego. Quando siete usciti dalla sede di OP, sì, il Patrizzi ci ha detto che... anzi lo ha dichiarato addirittura il 20 marzo stesso, quella sera stessa, che voi tutti e tre vi siete lasciati sotto l'istituto Meschini. L'istituto, lei lo ha presente? È di fronte. Cioè di fronte dove? Dunque, che io sappia, l'istituto Meschini era di fronte a Via Tacito, sicché dunque di fronte al nostro palazzo. Quindi ci siamo lasciati su quell'angolo vicino alla macchina mia. Esatto, quindi se io dico che l'istituto Meschini era nell'angolo tra via Tacito e via Boezio... Sì, sono d'accordo. Quindi lei ha preso la macchina, vi siete lasciati tutti e tre, perché Patrizzi dice di essere andato verso Piazza Colonna, via Cicerone, per andare a prendere, per prendere l'autobus, perché doveva andare da un suo amico... Giusto? E poi non ditelo a me perché non me lo... No, vi siete lasciati in quel punto, io quello le voglio dire. Sì, ci siamo lasciati in quell'incrocio. Quindi lei dice che poi ha proseguito per via Tacito e ha girato in via Plinio. Quindi io ho fatto manovra, sono andata su via Plinio, ha visto l'incrocio, è tornata indietro. Sì. E in marcia avanti è andata dove c'è la macchia di Pecorelli. Sì, è quel segnino che perfetto, avete. Perfetto, sì. Senta, qua ha anche riferito l'altra volta, spaventata per quello che era successo ovviamente, ha proseguito finché ha rifatto il giro obbligato, dovrebbe aver detto delle parole simili. Ed è ritornata dalla parte del bar dove ha rivisto Patrizzi. Esatto. Sono ritornata, sì, su via Boezio. Esatto, perché però, vorrei dire questo. Se sin dall'inizio, all'inizio ho trascinato un errore, va bene? Sì, no, ma adesso... Successivamente, se non l'ho mai corretto, l'errore mi è rimasto. In questo caso errore non ci dovrebbe essere, ne prendiamo atto comunque di questi suoi errori, per carità. Quello che le voglio dire è che... Sono strade, adesso via Boezio, via... Sono strade che lei conosceva da 10 anni. Non come nome, anche non è che mi ricordo veramente o via Plinio, via... sono tutti quasi uguali, tant'è vero che molto spesso c'era il problema che non si sapeva dove si era lasciata la macchina, signora, se si guarda è così. Sì, io quello che le voglio dire, a proposito, chiarisco un piccolo particolare a proposito dello scorso interrogatorio, io le dissi che probabilmente aveva avuto la cartina sotto mano, io mi sono sbagliato, ma forse di poco, perché quando lei è stata sentita il 28 di gennaio da Cardella, quel giorno stesso, qualche ora prima e qualche ora dopo, qualche ora prima è stato sentito il signor Formuso, qualche ora dopo è stato sentito Patrizzi. Qualche ora prima del suo interrogatorio, al signor Formuso gli è stata sottoposta la piantina dei crocevia. Quindi posso presumere, anche se non posso presumere, che essendo stato il suo interrogatorio così preciso, forse è stata indirizzata dal pubblico ministero nel dire queste vie, visto che c'era una piantina a disposizione qualche ora prima che è stata sottoposta. Assolutamente. Formuso. Signor, faccio delle considerazioni. Beh, allora non... Allora, andiamo avanti.
Quindi lei fa il giro e rivede Patrizia, vero? Sì. Dopo che ha visto Pecorelli. Ora, qui c'è un particolare che non quadra assolutamente, signora. Perché Patrizi, a domanda precisa del pubblico ministero, ed è agli atti perché ormai è parte di questo processo, a domanda precisa, quando lei, Patrizi, esce dal bar, da quale parte vede arrivare la mangiavacca? E Patrizi dice da sinistra. Ora, siccome il bar avete tutti dichiarato, e noi l'abbiamo accertato ovviamente, che era di fronte alla sede di OP, sì. Se Patrizi esce dal bar e ha dichiarato a domanda precisa del PM in questa udienza che vede arrivare Patrizi da sinistra e ha specificato, non è che dice da sinistra, quindi lasciando presupporre un possibile ricordo incerto, ha specificato. Chi è che ha specificato questo? Mi fa finire per cortesia. Faccia finire la domanda. Patrizi ha specificato a precisa domanda del PM, le posso dire anche la pagina, comunque poi glielo posso dire per la corte, ha specificato che ha visto arrivare la macchina da sinistra, ma è stato ancora più preciso perché poteva essere anche un ricordo incerto da sinistra e da destra, ha detto da sinistra, cioè dalla parte di via Cola di Rienzo. Quindi come spieghiamo questo fatto, signora? E Patrizi questo lo dice a pagina 26 e 27 del suo interrogatorio. Questo per la Corte e per il PM. Delle trascrizioni. No, io ho fatto via Boezio. E lo so, però Patrizi è stato preciso su questo punto. Lo so, io mi ricordo di aver fatto necessariamente, perché io avevo la macchina, sicché ho dovuto anche seguire un percorso obbligato. Sì. Scusate, su questo punto, dato che abbiamo la cartina sotto, tanto la... Sì. Cioè, lei stava all'incrocio, ha detto, qui via Tasta, via Quirino, quindi è andata per via Quirino, via Cesi... No, io sono tornata indietro. No, scusa. Quando è partita all'incrocio ha detto fra via Quirino e via Tacito. C'è una via obbligata che costringe ad andare da via Quirino verso via Visconti. No? C'è via Quirino, via Cesi. No, io mi sono rimessa su via Tacito. Si è rimessa su via Tacito. Sì, ho fatto quel quadrato e l'ho rifatto quel quadrato. Io questo me lo ricordo. Quindi via Tacito, via Plini e poi ritornata. Sì. Ed è ritornata via Boezio. Via Tacito. Vede, le cose che non quadrano sono queste. Se Patrizi, che dice di aver... Faccio la domanda. Poiché Patrizi dice di essere ritornato indietro, addirittura lei dovrebbe averlo anche visto passare prima, non solo dopo. Non l'ha visto passare prima? No. Perché se torna indietro e lei ripercorre Presidente, via Tacito... Ma non si può... La testimonianza non può essere oggetto né di contestazione, allora faccio la domanda in questo senso, ovviamente, né tantomeno di discussione o di dialogo. Infatti la domanda precisa è questa. Si può fare domande, ecco, poi dopo si valuteranno. Quando lei si è immessa in via Tacito la prima volta, ha visto Patrizi? Ah, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. No, quando, la prima volta, mi dice la prima volta, no, non lo ricordo. Quindi non è in grado di spiegare perché la seconda volta Patrizi sostiene di averla vista arrivare da sinistra. Ma questo lo sosteneva Patrizi. Quindi esclude categoricamente di non essere arrivata per via Boezio? Perché io sono arrivata da via Boezio. Scusa. Allora, la prima volta, stiamo parlando, esclude che l'incrocio dal quale ha visto... La prima volta? Sì, ha visto la macchina sia quello di via Boezio? Ah, sì, lo escludo. Sì, anche perché proprio è un senso obbligato, cioè è un contromano. È un contromano. Vabbè, sì, ne prendiamo atto che qui abbiamo scoperto. No, il problema è questo, poi sarà oggetto di discussione, perché se vi siete lasciati tutti e tre, ed è vero che vi siete lasciati tutti e tre in via Boezio, all'incrocio lì...
Quell'incrocio che eravamo su, all'incrocio, adesso non so se stavo... Vabbè, avvocato, ma questo l'ha già detto la testa, no? Che siamo lasciati lì in quell'incrocio. Sì. È una cosa che è già emersa, il problema dei tempi. Avvocato, siamo d'accordo. Va bene. Allora, altri temi di prova. Lei ci ha detto l'altra volta, a proposito di quel rinvenimento, la piantina la può abbandonare, signora, di quel rinvenimento di quel dossier che lei poi andò a consegnare al giudice monastero. Lei dice, ha sostenuto l'altra volta, ci ha raccontato che lo avevate fotocopiato insieme con Pecorelli, giusto? E poi lei aveva trattenuto una copia per sé. No, non insieme, adesso non mi ricordo di aver detto, comunque, ma insieme comunque. Non credo di aver fatto. Lei aveva preso la fotocopia e l'aveva conservata. Sì, una fotocopia l'avevo tenuta, esatto, in macchina. E dice che l'ha tenuta in macchina per tutto quel tempo, va bene? Sì. Quindi, da quando quel dossier viene fotocopiato, da quando lei ne viene in possesso, lei lo ha sempre conservato in macchina? Io l'ho conservato in macchina, ma c'è stato l'ultimo periodo quando era stato pubblicato dalla commissione parlamentare P2, che io ho credo. Vabbè, non mi interessa non soltanto mi ricordo l'origine del possesso. L'origine? No, va bene così, va bene quello che ha detto. Cioè, l'epoca successiva del suo possesso non mi interessa. Le dico questo perché lei ha dichiarato davanti al giudice monastero il 15 maggio dell'84, e quindi faccio formale contestazione, ieri pomeriggio verso le 17.30 mi sono recata presso la Procura della Repubblica di Roma perché intendevo riferire con il dottor Monastero. Non avendo trovato quest'ultimo, mi sono recata dal dottor Sica, al quale ho fatto presente che avevo la disponibilità di una serie di appunti che ritenevo costituissero il famoso dossier fascicolo mifobiale, che avevo trovato molto tempo prima nell'abitazione di Villa Zingone, intestata alla società Fico d'India. Come mi fa a spiegare questo fatto? Non me lo ricordo. Il passaggio non me lo ricordo questo. Signora, un conto, sai, perché se qui dice che lo ha trovato, significa, visto che lei ne è stata l'altra detentrice di questo dossier, perché l'altro, gli investigatori lo trovano nella sede di OP, quindi devo presumere, come ci è arrivato a Villa Zingone? Chi ce l'ha portato? Cioè, come giustifica il fatto che lei dice, visto che è stata lei l'unica materiale detentrice, ho sbagliato il termine, detentrice, è stato l'unica detentrice, come giustifica il fatto che lei dice di averlo trovato? Perché averlo trovato significa che ne ignorava l'esistenza prima. E questo non quadra con quello che lei ha detto fino adesso. Non me lo ricordo, questo è stato un però questo è un particolare decisivo, perché sono gli stessi giorni in cui lei sostiene di aver ritrovato la custodia della pistola con i proiettili. Quindi non vorrei che questi rinvenimenti. No. Presidente. E le prendo la data del verbale, signora. Presidente, io si ricorda che lei mi aveva anche sollevato. Sì, ma questo è un altro problema, signora. Non si parla adesso della scatola, cioè, si parla solamente di questo documento. Cioè, lei ha riferito al pubblico ministero di aver ritrovato questo documento nella casa. Di aver trovato. Quindi. Dice l'avvocato, devo pensare che non sapesse che fosse lì, come mai si trovava in quella. Non ricordo. Ma al pubblico ministero lei ha detto quelle cose oppure no? No, questa è la contestazione, ha capito? Perché lei ha detto una cosa diversa, o comunque dice non mi ricordo, però lei al pubblico ministero ha fatto certe dichiarazioni.
che l'avvocato l'ha letto, e su questa deve dire se è vera quella versione e se è vera perché, oppure se non è vera, se lei ha sbagliato. Perché a questo punto cadono tutte le dichiarazioni, perché un conto trovarle... Le considerazioni, avvocato, dopo, i fatti. No, perché ci siamo stati due giorni su questi argomenti del dossier. Non me lo ricordo. Signora, però qui deve provare a fare uno sforzo. Quindi... perché è un argomento delicato di tutta la sua testimonianza, perché non mi può venire a dire adesso non si ricorda, dopo che le ho contestato, che lei dice di averlo trovato, quindi trovandolo ne ignora l'esistenza precedente, mentre ha dichiarato in un altro verbale e in udienza il 31, il 30, adesso non mi ricordo, ha dichiarato facciamo le copie con Pecorelli, io me ne tengo una copia, e credo che addirittura ha detto che era addirittura l'originale. E nei fatti... No, non era l'originale, sono tutte fotocopie. Ma comunque il pubblico ministero ha dichiarato che era l'originale. No, no, originale no. Allora le no, l'originale nel senso originale. Non è questo, scusi, non sviamo sempre, andiamo al punto. Cioè, lei conferma oppure no quello che ha detto al pubblico ministero? E quindi a seconda della risposta che ci dà poi trarremo delle conclusioni. Non è che si ricorda o non si ricorda, non al pubblico ministero ha fatto una dichiarazione che l'avvocato le ha letto come contestazione. Ma non mi ricordo come sono avvenuti i fatti. No, dico, non si ricorda neanche di aver reso quella dichiarazione al pubblico ma ministero. Ma nell'84. No, no, Presidente, il problema è questo. La Teste, e l'ho anche dichiarato l'altra volta, ha detto, ci ha anche raccontato del perché conservava questo dossier, perché c'era il problema, lo ha restituito perché non c'erano più pericoli per la sua incolumità. Quindi ritengo... Era stato pubblicato dalla P2. Esatto, quindi ritengo che non era, diciamo, no, ma un foglio di carta... No, dunque... Mi faccia fare la domanda perché voglio aiutarle il ricordo. Ritengo che questo documento non era per lei un documento del tutto trascurabile, se addirittura... ne dipendeva la sua vita dal 79 all'84. No, non dipendeva la mia vita. Io ero spaventata di tutto ciò che benissimo, poteva essere qualsiasi, perché che lei... potevo anche la cosa sì, più però... banale poteva essere è uno stato d'animo sì, signora, ma lei che si crea e che qualsiasi benissimo, cosa diventa va bene, però questo, siccome Pecorelli aveva scritto qualche ora prima di morire su questi argomenti e lei addirittura ha ritenuto di doverli conservare questi documenti, ritengo che un minimo di attenzione... finire la domanda? Ritengo che un minimo di attenzione in più su questo documento doveva certamente averlo fatto. Quindi ritengo che il suo ricordo non può essere un generico non mi ricordo, vista la delicatezza del documento. Io non... E vista la delicatezza del contrasto che emerge, perché averlo trovato significa che lei non ne era in possesso, oppure ne era in possesso, non lo so, questo ce lo deve spiegare lei bene, quindi io la invito a fare di sforzarsi, anche perché non è la prima volta che lei si trova a dover disconoscere cose che ha reso e ha detto col tempo veramente col tempo però ci sono degli imputati accusati di omicidio su queste cose, quindi lei deve stare anche... Ma io non, ad esempio, il fatto che qualche giorno, non so se lei ha detto che aveva scritto di questo argomento, su questo affare, guardi, assolutamente, No, signora, torniamo all'argomento della domanda, cioè quel documento lei lo ha trovato e l'ha portato al PM, lo ha trovato lì, ne ignorava l'esistenza oppure no? Questo l'avvocato può sapere, le altre cose non ci interessano, se no prendiamo sempre delle vie strane. Andiamo al punto. Io ignoravo l'esistenza di questo documento. Signora, si dice che l'ha trovato. Dica lei, signora, la domanda è questa. Ci risponda. Forse la Teste ha perso di vista la contestazione che riguardava la data in cui ha trovato il documento. Ma glielo posso dire? Se potesse rammentarli magari... Io voglio sapere a che cosa deve rispondere, perché forse ha perso un po' di vista. Io so che probabilmente il pubblico ministero vuole aiutare la Teste a ricordare. Ma no, scusate, il brutto è che quando si fanno le domande, spesso accade, la parte che fa le domande, sia il pubblico ministero che i difensori, fa una sorta di riepilogo e poi il Teste si può su 10 argomenti inserire su uno, poi sul terzo, poi sul quinto, poi sull'ottavo e si perde di vista l'argomento principe della domanda. Sì,
Però Presidente, questo mi sembra molto chiaro come argomento di domanda. Voglio sapere, visto che ha dichiarato per 17 anni e davanti che ha dichiarato anche qui in udienza, che ha fatto le fotocopie, le ha lasciate, gliela ha lasciate Pecorelli e lei l'ha conservata in macchina 5 anni, cosa alquanto anomala ma sarà oggetto di discussione. E quindi c'è stato un passaggio diretto dalla fotocopiatrice al suo cruscotto. Ora, qui io le contesto che lei nell'84, quando riprendono le indagini per una certa cosa del processo Pecorelli, si attiva e prima va a consegnare la pistola, la custodia della pistola con i proiettili, oppure a distanza di qualche giorno. No, erano scatole vuote. Avvocato, vede, sta succedendo quello che le dicevo. Ecco, vada al punto del documento, prego. Quindi sostiene che non le ha. Le ha questi documenti, questo famoso dossier Mifobiali, lei lo ha trovato nell'abitazione di via Villa Zingone, intestata alla società Tigo d'India. Quindi ritengo che ne aveva la materiale, lo ha trovato, significa che prima ne ignorava l'esistenza. Biscotti, per cortesia, gentilmente per la Corte, rilegge quella... Sì, certo. Sì, grazie. Ieri pomeriggio, verso le 17.30, mi sono recata presso la Procura della Repubblica di Roma perché intendevo riferire con il dottor Monastero. Non avendo trovato quest'ultimo, mi sono recata dal dottor Sica, al quale ho fatto presente che avevo la disponibilità di una serie di appunti, tra virgolette appunti, che ritenevo costituissero il famoso fascicolo Mifobiali e che avevo trovato molto tempo prima nell'abitazione di via Villa Zingone 20, intestata alla società Fico d'India. Verbale del 15 maggio dell'84, avanti al giudice istruttore dottor Monastero, con l'intervento di Domenico Sica. Io le avevo chiesto se lei conferma o meno questa dichiarazione o se c'è contrasto. No, perché... Avvocato, prego, non è che voglia fare io la domanda, ma mi sembra che a questo punto... A uno dei due ha mentito, per forza. Ma scusi, uno dei due qual è quell'altro? Non ho capito. In udienza. Cosa ha detto in udienza? Ha detto che le hanno fotocopiato e poi lo ha conservato in macchina. Vuole la pagina, signor Pubblico Ministero? 343. Quanto tempo l'ha fotocopiato? Quando è che è stato fotocopiato? Credo rispetto a quando è stato ritrovato? Cioè, qui nel verbale si dice che lei ha trovato molto tempo prima. Se c'è opposizione alla domanda, sì che c'è opposizione. Anticipiamo la discussione su. Sì che c'è opposizione, perché c'è opposizione alla contestazione. È stata già messa la domanda. No, sentiamo qual è la contestazione. Prego. Vorrei comprendere, se non ho capito bene mi scuserà l'avvocato Biscotti, io non riesco a comprendere qual è il contrasto tra queste due cose, perché dice l'ho trovato molto tempo prima, appunto, dove l'ha tenuto o dove non l'ha tenuto, allora, non lo dice qua. No, e poi in udienza ha precisato che lo tiene in questo. Per favore, non intervenite. Mi lasci dire che trovare un documento significa, dal tenore letterale della frase, significa certamente ignorarne prima l'esistenza. Se riferiva una cosa conforme a quello che ha riferito qui in dibattimento, avrebbe dovuto dire: questo documento me l'ha dato Pecorelli perché lo fotocopiamo insieme, io ne conservavo una copia che ho conservato in macchina per 5 anni. Non dice questo, dice: io l'ho trovato in via Villa Zingone e l'ho conservato per 5 anni in macchina. Se mi permette, sono due cose diverse, oltre alla natura della pressione del documento. Riguarda il fatto che sia stato fotocopiato insieme a Pecorelli o no? Questo è certo, perché l'ha detto. Allora qual è la contestazione? Voglio sapere, la provenienza di questo fascicolo viene dal fatto che l'ha trovato in Villa Zingone oppure... No, partiamo dal presupposto, qui lo devo fare il presupposto. Cioè, lei, Presidente, parole, vuole no, mi scusi, il presupposto è questo. Il dossier è in originale. Non è un originale, sono tutti... Signora, aspetti, signora. Faccia venire. C'è una copia del dossier. Pecorelli ne fa un'altra copia e la consegna alla Mangiavarda. Ora, la copia che deteneva Pecorelli viene trovata nella sede di OP.
L'altra copia viene poi consegnata dalla signora Mangiavatta. La prova che sono due cose differenti, mi sembra di ricordare, vado a memoria, che una era contenuta in una cartellina azzurra e l'altra in una cartellina di un diverso colore e specificato agli altri. Ora, la domanda è questa. E siccome ci ha dichiarato... No, faccia la domanda, siccome l'abbiamo capito. Ah, la domanda qual è? La domanda è questa. Voglio sapere, siccome ci... No, mi sembra... Domanda? Allora, signora Mangiavatta, lei ci ha dichiarato qui in udienza, a pagina 343 delle trascrizioni del verbale, ci ha detto che Pecorelli, avete fotocopiato insieme questo dossier, una copia lo ha tenuto lei, l'ha tenuta Pecorelli, e un'altra copia l'ha tenuta lei e lo ha conservata in macchina per tutto il periodo finché non l'ha consegnata poi alla magistratura. Ora, siccome trovo una cosa diversa, questa, dal dire io l'ho trovata a Villa Zingone molto tempo prima, l'ho trovata a Villa Zingone, la società, l'immobile che era, di cui era proprietaria la società Fico d'India, di cui era l'amministratore delegato Pecorelli, ritengo che siano due cose completamente opposte, perché trovare significa ignorarne l'esistenza. Ha capito, la signora, voglio sapere qual è la verità su queste due versioni che sono contrastanti. Ha capito, signora, sì, è chiaro, no? Adesso mi sembra che sia chiarissimo. Scusi signora, ma quel documento, uno era trovato presso la sede di OP, l'altro che aveva lei, quando l'ha avuto? L'ha avuto quando fu fotocopiato e poi una copia rimasta presso il... oppure lei l'ha trovato e non ne conosceva l'esistenza presso la casa? È questo il punto, che poi molto tempo prima, molto tempo dopo è cosa diversa. No, attenzione Presidente, chiaro? Perché il fotocopiamento è avvenuto con Pecorelli vivo, è ovvio, quindi... Sì, sì, certo, cioè molto tempo prima c'è stato questo documento, una copia stata trovata presso la sede di UP, una copia ce l'aveva lei, questa copia lei l'ha avuta quando è stata fotocopiata da Pecorelli, oppure lei non sapeva che ci fosse questa copia in questa casa e quando l'ha trovata l'ha portata al PM? L'aveva trovata prima e poi l'ha portata al PM, ma lo sapeva o non lo sapeva che c'era quella copia lì dentro, la casa? Lo sapeva dall'inizio, ha capito? La dichiarazione che ha reso qui è diversa da quella che ha reso al PM, o almeno si può pensare che sia diversa. Io chiedo che visto che non è la prima volta, io chiedo che il Presidente su questo argomento così delicato, che è uno dei temi rilevanti di questo processo, debba ammonire il teste, anche perché... Avvocato, ma la testa sa che deve dire. Sì, poi voi tirerete le vostre conclusioni, adesso non è mica una questione di Stato. Beh, comunque aspettiamo la risposta. Non riesco a ricollegare. Non riesco. Comunque lei ha capito la divergenza, sì, che ha messo in luce l'avvocato. Cioè da una deposizione sembrerebbe che lei abbia avuto quella copia sin da quando era vivo Pecorelli, molto tempo prima, quindi. Dalla seconda deposizione, quella resa al PM, sembra che invece lei di quella copia non ne conoscesse l'esistenza, l'aveva trovata molto tempo prima e poi a un certo punto l'ha portata al PM, però non ne conosceva l'esistenza, oppure l'ha sempre saputo che stava in quella casa. Come la custodia i proiettili, così. Lasciamo perdere quelli, che è un'altra cosa, sulla quale la signora, se lei continua a dire la custodia dei proiettili, la signora ha detto... Dice che era la scatola vuote, basta. Facciamo la stare quella, ecco, parliamo solamente di questi appunti, solo di questi appunti. Non si ricorda, signora, bene come stanno le cose? Non si ricorda, avvocato. Andiamo. Signora, lei ci ha detto che il pomeriggio in cui arrivò, che l'ultimo pomeriggio in cui era vivo Pecorelli, ci fu quella persona che era nella sede di OP e si trattenne con Pecorelli per un certo periodo di tempo e che andò via verso le 8, se lo ricorda? È vero, me lo conferma? Sì, più volte l'ha detto, sì. Quindi voi, andata via quella persona,
Siete usciti verso le 8:30, è esatto? Sì. Signora, in questo, in questo periodo di tempo, tra quando è andata via quella persona e quando siete usciti voi, è venuto qualcun altro nella sede di OP? Tra quando a quando? Tra le 8, quando è andato via quella persona che si è trattenuta con Pecorelli per tutto il pomeriggio, e fino a quando siete usciti voi, è venuto qualcun altro nella sede di OP a trovare Pecorelli? Fino a quando? Se non se lo ricordo, se non se lo ricordo, se è venuta o no un'altra persona, potrebbe essere venuta, non venuta, o lei se lo ricorda o non se lo ricorda, signore, la domanda è... Se lo sa o non lo sa, è venuto nessun altro? Signora, o sì o no, non è che mi può dire qualcosa di... Sto cercando di ricordare, sto facendo questo sforzo, perché non... le persone che non mi ricordo quando è andata via la segretaria, quando... No, diciamo persone estranee alla redazione. Estranee? Estranee. Sto parlando di persone... Perché adesso, ad esempio, noi avevamo ospite, lavorava con noi l'avvocato Romagnoli. Solamente persone estranee alla redazione. No. Ecco, io proprio di... Allora, aspetti, dunque, perché io ho nel pomeriggio credo di avere... di essere stata con il fotografo, c'era anche il fotografo. Sì, certo. Sì. No. Sì, signora, ma non è venuto l'avvocato Romagnoli a studio? Ecco. Verso le 8:30. Ma non mica è un estraneo, Infatti stavo dicendo. Ci dica chi è l'avvocato Romagnoli. L'avvocato Romagnoli è un amico di Pecorelli e aveva un appoggio prima nell'appartamento proprio di dove eravamo. E dopo credo che si fosse trasferito dall'appartamento a fianco, ma l'appartamento a fianco era diviso da quello principale, se vogliamo proprio fare una distinzione. Non era collegato, però li usavamo tutti e due indistintamente. E quindi è venuto nella sede di OP l'avvocato Romagnoli tra le 8 e le 8:30? Può essere, perché passava sempre a salutarci, o stava dalla nostra parte, se ne andava ci salutava, magari stava nella stanza... Se dicessi che è venuto alle 8:30, sarebbe possibile, secondo lei, se lo ricorda? Sì. Stiamo parlando poi delle ultime tre persone che hanno visto vivo Pecorelli, Sì, possibilissimo, perché se è andato via, prima di andare via, salutò, o perché stava con noi, o perché veniva, questo sì, era possibile, sì. Certo. No, siccome credo che sia una circostanza importante, però è possibile, è venuto, era proprio come abitudine, erano amici. E ne abbiamo la prova, perché lo ha dichiarato lo stesso Romagnoli, che è entrato nella sede di OP alle 20:30, credo che, innanzitutto se si ricorda di cosa avete parlato, quindi innanzitutto se è vivo, tanto per cominciare, se sa se è viva questa persona. So che è viva, che ha avuto un'operazione particolare come la mia, e quindi so che se ne è parlato proprio per questo motivo, quindi so che... E quindi è uscita dalla sede di OP a che ora? Non se lo ricorda? Se ha salutato se n'è andato, se lei dice che ha salutato, salutava e basta. Quindi verso le 20:30 sarà possibile, sì. Sì, anche certo. Perché, signora, prego. Credo che lei lo dovrebbe ricordare bene, perché dopo lei, quando succede il fatto, chiama l'avvocato Negro, che era l'avvocato presso il quale l'avvocato Romagnoli si sarebbe dovuto recare. Perché ci andava come abitudine, sì, come abitudine. Mm-hmm. Beh, adesso lo sottoponiamo poi all'attenzione della Corte questa circostanza, che emerge che un'altra persona... Nell'immediatezza dell'omicidio, stiamo parlando proprio di qualche minuto prima, è sceso in strada, quindi valuterà la Corte, poi anche noi chiederemo se sia possibile sentirlo, perché sono una delle ultime tre persone che ha visto vivo Pecorelli, nell'immediatezza del fatto, è sceso in strada, può darsi che ha visto anche qualcosa. Va bene, si riserva su questo la Corte. Un'altra cosa. Lei è a conoscenza se la sede di OP... o quantomeno se Pecorelli ha espresso in qualche circostanza che
che la sede di Pio o suo telefono poteva essere sottoposto a intercettazioni ambientali o telefoniche? Se lo ha detto? Se lo ha riferito con lei o se ne avete parlato insieme? Io credo che fosse sicuramente una sua convinzione, perché usava tra l'altro accendere la radio per disturbare le frequenze. E quindi questo soprattutto perché leggeva molto spesso anche intercettazioni ambientali, quindi non è che fosse... Quindi ne parlaste con Pecorelli di questa circostanza? Sì. Si ricorda quando ne parlaste, o quantomeno in quale circostanza, in quale occasione? In quale occasione? Ripeto, se ne è parlato più volte, sicché non era... È possibile che... Sì, si ricorda il giorno dopo, certamente non se lo potrà ricordare, però io le dico che il giorno dopo molti giornali parlarono che il telefono di Pecorelli era sotto intercettazione telefonica. Lei apprese questo fatto, di come i quotidiani nell'immediatezza del fatto parlarono di questa circostanza? Ma siccome non era una cosa che mi poteva stupire, non è che un ricordo che... Pecorelli, le riferì mai che forse queste intercettazioni seguirono alla vicenda della pubblicazione della lettera Caro Paolo firmato Arcaini, magari di qualche altro giudice? Che queste intercettazioni potessero essere state disposte da qualche altro giudice? Dunque, è una considerazione, posso farla? No, anche perché l'ho già fatto. Prima riferisca il fatto, si conosce la circostanza, poi... No, siccome ne ha parlato in un interrogatorio, quindi vorrei soltanto che riferisca. Perché si rese disponibile a collaborare con il figlio di Arcaini, nel senso che gli aveva detto probabilmente, adesso non mi ricordo tutti i passaggi, probabilmente gli aveva detto che sì, il fatto che l'avesse poi incontrato. Per capire chi potessero essere queste persone, naturalmente pensava che potesse essere messo sotto controllo, ecco, una cosa così. Per poter sapere chi lo avrebbe contattato ancora, il problema sarà posto sicuramente. Quindi cosa mi sta dicendo, signora? Che è possibile che Pecorelli collaborasse con l'autorità giudiziaria a seguito dell'indagine aperta dalla Procura di Milano per il sequestro? Che non si sia sottratto sicuramente, perché aveva promesso anche, credo al figlio di Arcaini che che se avesse avuto qualche contatto o ricevuto qualche altro materiale non lo avrebbe pubblicato. Sì. Sono ricordi lontanissimi poi, quindi non è che... Senta, un'altra cosa. A proposito sempre... Mi scusi avvocato, prima che faccia l'altra domanda. Il testimone Romagnoli si chiama... No, non è un testimone. Alfonso? Sì, però... Sì. Quindi è già indicato come teste, eh? Ah, bene. È indicato dal PM. Penso. Quindi, cioè, non è che sciogliamo la riserva, cioè come teste è già indicato, poi chiederemo... Non me ne racconto. Sì, beh no, l'abbiamo controllato anche noi adesso. Prego.
ritornando un attimo a quelle dichiarazioni che aveva fatto l'altra volta a proposito del le faccio la domanda, poi decida lei se rispondere o meno, del rinvenimento di quella custodia e con i proiettili. Lei ha detto che, mi faccia fare la domanda, poi dice se non vuole rispondere. Lei dice che gliel'aveva, erano di proprietà di tale Ticò, mi sembra di ricordare, Aristide Ticò. Lei sa se questo Ticò è vivo o è morto? Presidente, però lei mi aveva detto che su questa cosa... Certamente, lei, ma gliel'ha detto anche l'avvocato, se vuole rispondere oppure può non rispondere. Comunque la domanda, se sa che è vivo o morto una certa persona, non credo che possa... No, è morto. Oh, no. È morto? Sì. Lei sa quando è morto per caso? No, visto che c'era un rapporto quasi... Che... Abitava in quella casa, no? Sì. Se sa quando può essere... Sarà facile accertarlo, voglio evitare. Se lo ricorda, signora, quando è morto? Nel 90. Nel 90, credo. Nel 90. Senta, alcune altre domande? No, se non, adesso va bene. L'ho saputo dopo, non lo so. Quando l'ho saputo, adesso no. Senta, un'ultima domanda. Nel suo interrogatorio dell'altra volta, lei ha detto che tra le fonti di Pecorelli, nella sua attività giornalistica, lei ha citato anche un certo Umberto D'Amato Evarisco. Sì. Di questo Umberto D'Amato, perché non ne ha mai parlato prima? Perché quando, mano a mano che mi ricordo le cose, le dico, non è che ogni volta, adesso, a parte che le agende sono piene di questo, con questo nome. Lei sa quando è morto questo Umberto D'Amato? L'ho saputo perché ho letto i giornali, però adesso non mi ricordo, non mi chieda quando, ma è recente. È morto prima o dopo della sua deposizione l'altra volta? Della sua deposizione che ha reso l'altra non volta. So quando l'ho resa l'altra volta e cioè è recente, è morto da poco. La domanda è semplice, le risulta da poco, è morto da poco, sicché è morto io... prima o dopo della sua sì. Dopo, è morto dopo perché è morto adesso, da poco. Poi questo sarà oggetto di discussione anche questo. Senta, lei ha detto che Pecorelli intervistava, nel senso durante la sua attività giornalistica, e quindi aveva rapporti anche col pubblico ministero di Nicola. Se lo ricorda questo che l'ho dichiarato? Aveva rapporti? Sì, rapporti. Lo ha intervistato? Esatto. Lo ha intervistato? Esatto. Cioè, ma le voglio chiedere una cosa, ma questo pubblico ministero di Nicola non è il pubblico ministero che ha incriminato, credo, lei e Pecorelli per falso in bilancio e reati fiscali? Sì. Atto anche di questo. Un'altra cosa, un'ultima domanda, signora. Lei ha detto che Pecorelli, in un certo senso, gradiva Bonino e aveva con lui dei rapporti cordiali e sapeva appunto che Bonino era l'uomo contatto con Rovelli. Sì. Ora quello che le voglio chiedere, ma visto che gli assegni appunto provenivano da Rovelli, non è che Pecorelli volesse attaccare anche Rovelli oltre che al presidente Andreotti, oppure tutte e due, oppure sia uno o l'altro? Cioè le ha mai detto Pecorelli che aveva intenzione? No, non me l'ha mai detto. Presidente, nessun'altra domanda. La difesa Carminati, grazie. Nessuna domanda. La difesa, la Barbera? Sì, la Barbera Badalamenti è identica. Sì, la Barbera e la Badalamenti. Allora. Ma una breve precisazione, se la testa intende rispondere, se il Presidente ritiene ammissibile la domanda. Il rinvenimento dei documenti che lei depositò nel maggio dell'84, documenti rinvenuti nella villa di via di Villa Zingone, è stato contestuale al rinvenimento della custodia
dell'arma e dei proiettili? Cioè, no, non so. No, dunque, no, la cosa parla di custodia? No, attenzione, solito discorso che scatole vuote, eccetera. Vuoi sapere contestuale? Solamente... No. Si erano stati trovati insieme? No, non ricordo. Non ricorda nemmeno se fossero custoditi insieme? Non ricordo assolutamente, non so assolutamente ricordare questo. Senta, quando lei venne interrogata quasi immediatamente dopo il delitto e il dottor Sica le chiese dettagliatamente i luoghi nei quali potevano trovarsi atti o documenti inerenti al signor Pecorelli, lei nel parlare di via di Villa Zingone ha escluso tassativamente che nella casa di via di Villa Zingone fossero custoditi documenti. Come mai ha escluso che vi fossero questi documenti? Ma perché la casa era aperta, non c'erano porte, diciamo, e finestre capaci di chiunque poteva entrare. Quindi, comunque io ho segnalato che esisteva questo luogo, ma si poteva entrare, c'erano cancelli, proprio finestre senza vetri, senza serrande, quindi il problema era un'esclusione di logica. No, ma non riesco a comprendere. A parte il fatto che a me mi sembra di ricordare che lei abbia affermato che la villa era chiusa. Ma chiusa, c'era un portone chiuso, però la porta chiusa, se vuole. Però si poteva entrare, penso che se lei voleva entrare ufficialmente doveva passare attraverso il cancello era chiuso. Però chi poteva entrare scavalcando il cancello poi trovava tutte il sistema per poter entrare dappertutto. Questo è sono valutazioni che mal si conciliano con l'espressione la villa è chiusa. Comunque, per tornare alla domanda che io le ho proposto, lei non ha risposto. Lei ha escluso che della documentazione potesse rinvenirsi, ritrovarsi o comunque essere nella via di Villa Zingone. Ha, tra l'altro, le ricordo, precisato che nel garage della villa si trovavano dei vecchi numeri di OP, quindi ha dato anche l'impressione di aver visitato da poco la villa per dare L'avevo fatto scaricare e poi abbiamo fatto proprio scaricare materiale di copie di restituzione. Ecco, ma come mai ha escluso che ci fossero documenti? Cioè, perché si poteva entrare con facilità. Ma appunto questo avvalorerebbe la tesi che era possibile entrare e quindi depositare documenti. Mi sembra che abbia cercato di spiegare, cioè non è un fatto, è una sola deduzione. Cioè la testa dice... Ho detto che non c'erano documenti perché era un posto dove potevano entrare tutti, quindi nessuno avrebbe messo dei documenti in un posto dove potevano entrare tutti. Questo era il senso della sua risposta, ho capito male io? Sì, no, è così. E quindi è una sola deduzione, non è che riferisce un fatto. Ha detto quella cosa per questo motivo. Tant'è vero che le coppie di OP che sono state appoggiate lì, sono state appoggiate, non è che fosse materiale di... Quindi lei non era stata... poco prima nella villa e aveva potuto verificare se effettivamente ci fossero stati documenti? No, non ho verificato assolutamente niente perché non... Non frequentava la villa, non la custodiva? Ma il fatto di custodirla non è che c'era nulla da portar via o da... Va
bene, grazie Presidente. Bene, allora abbiamo finito con la testa, se vuol fare delle domande il giudice. Signora, per cortesia, torniamo un attimo alla villa, così chiudiamo questo argomento. Quando lei, diciamo la società Ficodindia è entrata in possesso di questa villa, quanto ne avete materialmente avuto la disponibilità? Prima, o meglio, prima o dopo la morte di Pecorelli? Oh, prima. Prima. Senta, torniamo un attimo a quel dossier che le è stato contestato dall'avvocato Biscotti. Nella contestazione lei parla di appunti, sono quelli che poi ha depositato all'autorità giudiziaria? Quegli appunti sì. Questi appunti sono, sono una copia del dossier Mifobiali o sono qualcosa di diverso dal dossier trovato presso la redazione di UP? Io credo per la verità che non sia mai stato trovato presso la redazione di UP. O dove è stato trovato? Io non c'ero. A casa forse? Ecco, era la stessa... siccome era sullo scandalo dei petroli, penso che è stato, perché è stato poi pubblicato. No, signora, da la domanda è diversa. Sì. Se lei sa, se non lo sa, mi dice non lo so. Non è saputo con quegli appunti da lei trovati o che aveva in macchina, secondo le due versioni che le ha prospettato l'avvocato Biscotti, poi valuteremo. Quegli appunti, che lei sappia, corrispondono esattamente al dossier trovato presso la casa di Pecorelli? Non lo so perché non ho potuto vedere, fare la verifica. Senta, ancora un attimo indietro. Mi deve un attimo ricapitolare la giornata del giorno in cui Pecorelli fu ucciso. Non mi interessa il pomeriggio, su questo è stata ampiamente... sentita. Mi interessa la mattina. Lei è andata in redazione? Penso di sì. Ricorda se c'era Patrizzi e Limoncelli? Mi dispiace. Non lo so, va bene. Ricorda verso che ora è andata via per andare a casa a preparare il pranzo e poi il cibo che ha portato a casa di Pecorelli? Mi interessa un attimo, non al minuto, ma avere un'idea del... Allora, penso l'ora dell'uscita della scuola. Della scuola, va bene. Senta, dovrebbe un attimo tornare, sempre in quel giorno, quando lei è tornata dalla caserma dove era stata sentita dai carabinieri e siete andati nella redazione di OP. Sì. Lei ha detto... una frase, vorrei che la spiegasse un po' meglio. Lei arriva allo studio e trova il portiere e mi sembra il colonnello Cornacchia. Non mi interessa le persone, mi interessa un attimo localizzare dove ha visto il portiere e Cornacchia. Davanti al pianerottolo dello studio oppure da qualche altra parte? Da basso, davanti al portierato. Davanti al portierato. Sì, alla stanzetta. Però, poi siete saliti. Però ho dei dubbi sul colonnello Cornacchia. No. Allora mi interessa più che il colonnello Cornacchia, mi interessa il portiere. Sì, il portiere mi ricordo che era, tra l'altro, sì, me lo piangeva. Quindi il portiere l'ha trovato dove c'è la guardiola, diciamo. Sì, salendo la scaletta. Siete saliti su? No. Io sì. E ha trovato altre persone?
che c'erano già davanti alla porta o nell'ingresso? Ho l'impressione che fossero già dentro. Già dentro, benissimo. È un ricordo che... Sì, mi pare sulle chiavi di Patrizia, già detto. Senta, dovrebbe spiegare un attimo la storia delle locandine tra Pecorelli e Bonino. Le dico questo perché nell'agenda di Pecorelli ci sono due annotazioni. Vorrei, se è in grado, di spiegare a cosa si riferiscono queste due annotazioni. Allora, locandine, però sono locandine di Bonino, perché mi ricordo di aver curato, diciamo, la distribuzione. Si riferivano ad un servizio giornalistico su Cerenova. Questo l'ha già detto, non mi interessa. Mi interessa invece sapere in genere quante locandine si facevano. Ah, non era in genere. Quella era una richiesta particolare perché Bonino voleva pubblicizzare questa sua attività. Senta, queste locandine richieste da Bonino furono pagate o fu un omaggio di Pecorelli? Non me lo ricordo, ma non... Ecco, il secondo appunto riguardante le locandine, sa dirmi a che cosa si riferisce? Mi pare che siano uno del 14 febbraio e l'altra non ricordo esattamente la data. Successiva di un mese, credo. Ricorda? Non mi ricordo le due locandine. Una di Cerenova me la ricordo, perché penso di avere... non lo so. La seconda non me la ricordo, se abbiamo fatto altre locandine. O se le abbiamo... rifatte o se abbiamo riproposto le stesse, cioè rifatte altre locandine, un altro numero, faccio un altro, diciamo, una ristampa. Okay. Però è solo una così, una interpretazione, non va bene, sono proprio, non è sicura. Senta, un'ultima cosa. Lei ha detto, le hanno fatto notare dalla difesa, mi pare, del dottor Vitalone, che in data 24 gennaio del 79 ci sono due annotazioni. Una riguarda il luogo di residenza della famiglia piemontese, primo piano, eccetera, e poi l'altra riguarda la dicitura Cena, Gelli, Egidio. Lei poi ha detto che dopo, quando è tornata da Milano, Pecorelli le parlò di questa cena alla famiglia piemontese. Sì. Le parlò anche della cena Gelli-Egidio? O le fece qualche riferimento a quest'ultima annotazione? Poi ha parlato anche di minacce che avrebbe ricevuto Pecorelli, che avrebbe ricevuto anche lei. Una domenica. Mi sa localizzare nel tempo quanto prima della uccisione di Pecorelli questo è avvenuto? All'incirca, non sto... Poteva essere un mese, ma adesso così una cosa così. Un mese prima? Sì, penso. Ancora, nelle agende di Pecorelli, nell'ultimo periodo, ci sono molteplici indicazioni del nome Vitalone. Tra tutte queste annotazioni ve ne sono anche alcune in particolare che riguardano l'avvocato Vilfredo Vitalone. Lei è a conoscenza, per averglielo detto Pecorelli o per altri versi, i motivi per cui in quel periodo tutti antecedenti
di poco, diciamo un mese e mezzo, adesso non so esserle più preciso. Ma io non ricordo le minacce, adesso ci ho pensato, però un mese poteva essere un mese. Va bene, essere... quello chiudiamolo, non ha importanza. No, perché sono ritorno su... Sì. Cioè, perché dopo quando mi rifate la domanda io magari ci ripenso, dice magari erano due mesi, ecco dove. Vabbè, non è importante. Vado in contestazione questo, no? Io l'ho detto, non pretendo la precisione, ma all'incirca per avere un'idea dei tempi. La domanda invece successiva riguarda le annotazioni del nome Vitalone e in alcuni casi specificato avvocato Vilfredo Vitalone. Le ho domandato, lei è in grado, se lo sa, perché è riferito da Pecorelli o riferito da qualcun altro o per altra via, il perché di queste annotazioni tutte concentrate con una certa frequenza in quell'ultimo periodo? No. No. Senta, non un'ultima, parecchie ancora domande. Lei ha detto che uno degli amici più cari di Pecorelli era l'avvocato Gregori. Sì. Lei sa se l'avvocato Gregori ha avuto in consegna il dossier Italcasse? Non lo so. Non lo sa. Se ha avuto... Il dossier sull'Italcasse, l'ispezione della Banca certo, d'Italia. Sì, no, certo, ho capito l'ispezione. Se è stato consegnato a... Se Pecorelli ha consegnato... Sì. Ah, questa era... Sì. No. Non lo so. Non lo sa. Andiamo un attimo sulle due tipografie di cui si è servita nell'ultimo periodo... OP, e cioè la tipografia Abete è per la stampa delle 500, 200, 300, sì, quelle che sono copie, gli assegni, copertine, gli assegni del Presidente. La tipografia Abete come è entrata in contatto con OP? O meglio, OP come è entrata in contatto con la tipografia Abete? C'è stato qualcuno che ha fatto da tramite? Fiordelli era la persona, credo. Fiordelli. Lei sa se questo Fiordelli gravitava nel mondo della politica? Fiordelli, spero che sia Fiordelli. Lei sa se era un segretario di qualche parlamentare, di qualche ministro, di qualche segretario di partito? Era il responsabile della tipografia di Città di Castello. Sempre Abete, sì. Perché si era di Città di Castello. Non mi sono spiegato forse, signora. Se è il responsabile della tipografia è la persona, che, con cui che... voi avete stipulato, sì, il contratto. Sì, no, sì, la persona non che, era no, che prepara, diciamo, la... Non era questa la domanda, signora. Io volevo sapere se il contratto tra OP e Abete, nella persona di Fiordelli, è stata, tra virgolette, sponsorizzata da qualcuno. Ecco, vediamo se messo in questi termini è più chiaro. Sì. No, non lo so. Non lo sa. Perché l'unica cosa che è comparsa sul giornale era un articolo che io poi ho riproposto in un mio libro, nel mio libro parlando di alcuni contatti, ma è frutto di un articolo credo di Romano Cantore, il quale fa dei riferimenti su un programma per pubblicare
giornale, probabilmente era un quotidiano, un telegramma, una cosa di questo genere. Senti, passiamo un attimo all'altra tipografia, alla grafica system. Non si è ben capito, forse... Di Torino, quella di Torino? No. Casale Monferrato? No. Grafica system? Allora ho sbagliato, chiedo scusa. La Ferretti, parlavo del... quella che ha stampato le copertine. Lì è stato detto che queste copertine erano forse una prova, forse non si sa bene che cosa fossero. La mia domanda invece è diversa. Qualora fosse andata in porto la stampa del numero di OP contenente gli assegni del Presidente, perché Radaelli aveva consegnato il materiale, se avesse consegnato il materiale, eccetera, c'erano già accordi e in che termini per la stampa del numero? Non so rispondere. Sa rispondere neanche a questo. Ancora, mi pare che è stato accennato, potrebbe chiarire un attimo, almeno a me non è, forse mi è sfuggito. Abbiamo visto, è emerso, che Pecorelli della cassaforte che aveva nello studio non aveva alcuna fiducia, tanto che teneva solamente le cose banali. Nella redazione di OP di materiale importante non è stato trovato. Ma dove li conservava questi materiali che, bene o male, erano molto importanti? Ma io non ho avuto... io ho visto che ha pubblicato tutto. Lo so che ha pubblicato tutto, su questo non ho il minimo dubbio. Siccome è stato pubblicato... Allora le faccio, le rigiro la domanda. Nel momento in cui Pecorelli ha ricevuto e ha fotocopiato il dossier Italcasse o il dossier Mifobiali, fino a quando la pubblicazione del dossier non è terminata, dove veniva conservato? Ah, in redazione. In redazione, alla portata di tutti. Dove veniva conservato materialmente? No, non credo che lo avrà portato a casa. Avrà a casa forse, era per lavorarci anche. Ma non c'era un luogo dove venivano riposti e conservati questi documenti importanti? Dopo la pubblicazione c'era una specie di archivio, nel senso no, che... No, mi interessa prima della pubblicazione, quando il documento aveva valore. No, anche perché non è che durasse tanto il periodo, se veniva suddiviso durava 2-3 puntate, non è che... Va bene. Senta, un'ultima cosa sul numero che poi non è mai più uscito perché è intervenuto alla morte di Pecorelli. Lei ha detto che... c'era il fotografo, c'era la grafica, eccetera. Non ha saputo dire che cosa doveva essere messo in copertina perché non si è fatto a tempo. Ma ricorda quali erano le ipotesi che si prospettavano tra lei, Patrizi, la grafica, il fotografo? No, proprio perché penso che non fosse stato ancora deciso. Sì, ma grosso modo... No. Non lo so. No, perché se penso, ecco, questo se fosse stato un argomento già deciso, avrebbe sicuramente detto di proporre una fotografia o qualcosa, di predisporre sicuramente una copertina. Senta, l'ultima cosa, forse ha già risposto, mi è sfuggito, in 3 giorni di interrogatorio può anche sfuggire qualcosa. Le copertine degli assegni del Presidente, lei sa dove sono? Lei ha detto di aver portato il pacco in redazione. E che cosa ne è stato fatto di queste? Sono rimaste dentro
lo scaffale, sullo scaffale. Su uno scaffale. Sì. Ma dopo che vi sono stati riconsegnati i locali, queste copertine erano ancora lì o sono state prese dall'autorità giudiziaria? Che le l'autorità sappia. Giudiziaria. Tutte sì. 500, 300, 200, quelle che fossero. Ma mie, non ne sono rimaste. Non ne sono rimaste. Senta, dovrebbe dare dei chiarimenti perché a un certo momento le sono state fatte delle domande, lei ha fatto delle risposte ma non interessavano, quindi le risposte sono rimaste un po' vaghe per maggiore comprensione della Corte. Lei ha fatto cenno a delle circostanze relative al sequestro Moro in un articolo dell'ottobre del 78 fatto da Pecorelli. Meglio la gallina domani. Come? Meglio la gallina domani. Adesso non ho sotto mano gli argomenti che lei ha già detto e che ha riferito essere... li può ripetere per cortesia? Di quell'articolo ricordo che Pecorelli disse di... Allora, che il... come si chiama? Oggi, in questo momento, aspetta. Vabbè, se non ricordo, non fa niente perché abbiamo l'articolo, ma era per eventualmente avere alcuni chiarimenti. C'era Girotto, ecco. Ecco, Girotto, allora, ecco. Questa era la seconda domanda che volevo fare, ecco. Chiarire Frate Girotto. Ecco, Frate vuole Girotto, spiegare un po' più. Sì, Pecorelli disse che Frate Girotto era un uomo del SID, passato, usato dalla Chiesa. Però la provenienza come informatore non è una creatura, ecco, non era una creatura di dalla Chiesa. Ho capito. Era questo che forse non so se sono riuscita a dirlo prima o mi sono spiegata. Va bene. Senta, due ultime cose. Rispondendo mi pare all'avvocato Coppi, non vorrei sbagliare, lei ha fatto un accenno velocissimo alla Rosa dei Venti e poi è stato... fermata, mi fermi un attimo ancora. Poi è stato ripreso dal pubblico ministero e ha spiegato che era un'organizzazione segreta con un sì. po' di appartenenti, eccetera. Quello che è rimasto un po' il discorso sospeso, qual è il rapporto che, se lo sa, che Pecorelli dava alla Rosa dei Venti in relazione ad altri elementi di politica trattati da Pecorelli, o la rilevanza che quell'argomento Rosa dei Venti a cui lei ha accennato ha per questo processo, se ha dei fatti che suffragano questa sua affermazione. Per quanto riguarda la Rosa dei Venti, questa struttura veniva indicata da Pecorelli nell'ambito della... Mi pare l'abbia già detto di Gladio. Gladio, ecco, eccetera. Noi successivamente l'abbiamo chiamata Gladio, Pecorelli non l'ha mai chiamata così, ma era una struttura che poteva somigliare a quello che poi è emerso nel 90, che abbiamo trovato tra i documenti nel memoriale Moro nel secondo ritrovamento. Questa struttura... Quindi il collegamento che lei ha fatto era questo? Sì, avevo fatto questo collegamento perché Pecorelli ha insistito parecchie volte con parecchie note su questa struttura, in quanto proprio il generale Miceli andò in difficoltà su questo argomento e la prima è l'imputazione di... No, l'arresto del generale Miceli credo che avvenne proprio per questo argomento, perché il generale Miceli aveva posto il segreto di Stato.
su questo argomento. Su questo argomento. Ed è stata la cosa che l'ha trascinato, per se l'ha tenuto 6 mesi in carcere. Ho capito, va bene, su questo è stato chiaro. Due ultime cose, mi pare che uno l'abbia già spiegato, ma se lo vuole ripetere, il contratto di distribuzione per il quale non furono poi più stampate gli articoli sulla pornografia, sì, è il contratto pubblicitario che doveva essere o è stato firmato poco prima della morte di Pecorelli, sì, sono due cose completamente autonome. Sì, sono, sì, 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 sono autonome. Autonome. La domanda, stabilito questo, lei ha detto che per il contratto pubblicitario è intervenuto Evangelisti. Sì. Per quello di distribuzione c'è stato un intervento di qualcun altro o della stessa persona o di nessuno? Della distribuzione di press, questo sì, ultimo contratto, ci fu l'intervento di Miceli. Di Miceli, grazie. Ancora, può spiegare? Attraverso anche, potrei anche aggiungere, visto che Miceli non è più, però attraverso l'onorevole Servello. Servello, va bene. L'ultima, veramente l'ultima per quanto mi riguarda, lei ha fatto un accenno alla settimana di Amleto. Sì. Vuole dire un attimo che cosa è e spiegare un attimo perché ha fatto questo accenno? La settimana di Amleto riguarda lo scandalo Italcas e adesso in questo non ce l'ho sotto mano l'articolo, quindi cerco di ricordare. Cerchi, ecco, sì. Lo potrei leggere? Se hai lì, penso che il Presidente... Lo posso vedere? Non sono gli appunti, ma è il solito libro che ormai abbiamo consultato. No, abbiamo quasi letto tutto, no? Sono 1100 pagine, non credo. Però, ad esempio... Se contiene l'articolo di Pecorelli... Certo, cioè, contiene l'articolo. Vabbè, tanto l'articolo l'abbiamo. Sì. Lo possiamo far produrre, visto che l'ha richiamato. Prego. Controlli questo articolo. Su. Era di gennaio. Per l'Italcast la settimana di Amleto. Ecco, dopo la coraggiosa sentenza della Cassazione che ha riconosciuto l'istituto di credito tra gli enti di diritto pubblico nel nostro paese, si è fatto più spedito il cammino della giustizia sulla via del peculato. E nomina... Scusi, non vogliamo che lei legga. Però... La domanda era questo riferimento a questa settimana, che cosa... Perché è stato fatto il riferimento a questa... perché, articolo? Perché c'è stato un precedente nel 58, credo,
in cui l'Italcas, no, parlando di Italcas, l'onorevole Andreotti credo avesse allora sostenuto la linea che l'istituto fosse privato. Quindi la differenza, tant'è vero che Mino si chiede successivamente come mai allora l'onorevole Andreotti dichiarò che era un ente privato e oggi invece si parla di ente pubblico. La differenza era naturalmente nel reato. Nel reato, naturalmente. E in quell'occasione venne coinvolto proprio Arcaini, in quanto Arcaini credo che fosse responsabile del tesoro, adesso non mi ricordo. Praticamente Arcaini, sin da allora, sin dal 1958, viene coinvolto in reati finanziari, se non che proprio Arcaini, che era stato responsabile di situazioni poco chiare, diventerà presidente di Italcas. E c'è anche l'intervista che è stata tra l'altro pubblicata, cioè c'è un stralcio, lo stralcio di una seduta parlamentare che viene pubblicata da Pecorelli. Va bene, senta signor, purtroppo le domande sono come le ciliegie. Senta, nell'agenda di Pecorelli ci sono alcuni nomi. Se lei sa dire, adesso le faccio questi nomi. Mi scusi, posso? Prego, visto che l'ho trovato subito senza. Ed è ente privato o banca pubblica? Il parere di Andreotti. Ed è a pagina 320, così per chi ha la possibilità di averlo sotto mano, ed è del 24 10 78, 24 ottobre 78, Italcas penultimo atto, e c'è proprio questo riferimento con gli interventi di Assennato e viene tirato in ballo Arcaini, che era allora il controllore, l'ispettorato generale del tesoro. Allora ministro del tesoro era l'onorevole Andreotti e... Sì, sì, ma basta che c'è il riferimento all'articolo, signora, no, è sufficiente questo. Sì, basta, non ci deve. È sufficiente questo. Senta, signora, tornando un attimo ai dossier Andreotti. Andreatta o Andreotti, non lo so. Quando sarà scritto nell'articolo, dottor Vitalo? Sarà nell'articolo. No, è presidente del tesoro. Perlomeno questo non ha stralcio di un riportato da Pecorelli. Va bene. Senta, signora, nelle agende di Pecorelli, le stavo dicendo, ci sono alcuni nomi. Abbiamo saputo chi sono, però vorrei, per alcuni almeno, vorrei se è in grado di precisare i rapporti tra queste persone e Pecorelli, e se in relazione a questi rapporti avessero come oggetto di questi rapporti fossero proprio i fatti di cui oggi stiamo discutendo. Il professor Ferri, ci hanno detto che era un funzionario della Camera. Sì. Che rapporti vi erano con Pecorelli? Soprattutto in relazione, le faccio questa domanda, se è in grado di rispondere, al dossier Italcasse. Può essere... No, c'è solo una notazione. Ah no, perché lei dice in relazione. Sì, perché mi pare che sia in relazione, adesso non vorrei sbagliare, può darsi che sia una mia interpretazione errata. Elimini allora in relazione all'Italcasse, perché mi pare che nel periodo in cui
ci sono una serie di rapporti che riguardano il dossier Italcasse, annotazioni tutte relative al dossier Italcasse, ecco perché ho fatto riferimento all'Italcasse, ma può darsi che non fosse in relazione all'Italcasse. Ritiro l'Italcasse, ecco. C'erano rapporti comunque con questo funzionario, me lo ricordo. Ma non sa dire di che genere? Una cosa... forse... no. No. Senta, poi posso dirle che a presentarlo fu Corsini Renato, che se sarà un vostro testimone. Va bene. Senta, l'avvocato Rossi, vedo l'annotazione, avvocato Rossi, parentesi Rovelli. Rossi Rovelli. Perché noi non lo sa. Vedo ancora Rossi, avvocato Scarabelli, parentesi Arcaini. Sì, quello me lo ricordo perché penso fosse l'avvocato che venne a Roma accompagnando il figlio di Arcaini. Di Arcaini, sì. Per la lettera Caro Paul, sì. Comunque non sa quali rapporti vi fossero precisi tra Pecorelli. In rapporto a questo particolare episodio. Il contenuto non lo sa dire. Contenuto no. No, va bene. Senta, lei sa se nel periodo antecedente la morte di Pecorelli abbia dato l'incarico a qualcuno di studiare i bilanci Italcasse? Molto probabilmente questo avvocato Rossi, che lei sappia. Non credo che possa aver dato questo incarico. Quello che posso dire è che, quello che so è che aveva contatti con l'avvocato De Cataldo, poiché l'avvocato De Cataldo era il legale dei... Era il legale, nel rapporto Italcasse era il legale, era stato nominato dai commissari dell'Italcasse. No signora, va bene, no, la domanda era diversa, se lei sa se Pecorelli è entrato in possesso dei bilanci Italcasse e li ha fatti esaminare da qualche esperto. No, più del dossier, quello ispettivo della Banca d'Italia. Sì, quella è la relazione ispettiva. La relazione ispettiva. Stiamo che parlando poi di... possa aver fatto... Certo, perché non lo so. Non lo sa, va bene, grazie. Tutto questo riapre, riapre la possibilità di fare 8.612 domande. No. Sto scherzando perché sono le 13, ma ovviamente deve il PM chiedere delle precisazioni o avere dei chiarimenti. Tutte le 4.300 di mia spettanza. La parte civile? Si associa nel rinunciare. La difesa Andreotti? La difesa Vitalone? Però vorremmo fare pochissime domande alla testa, se è possibile. Dunque, senta, signora, ricollegandomi proprio alle domande che le stava ponendo il consigliere all'Atere, lei nella scorsa udienza ha citato anche un altro articolo, oltre quello, meglio una gallina oggi, ed è l'articolo Vergogna Buffoni, sì. Dove... Lei dice testualmente: la fantapolitica consentirà di far dire a Mino, ovviamente Pecorelli, che un brigatista si chiama Maurizio. E chi poteva essere informato del nomignolo dato a Moretti? Questa è la sua dichiarazione all'ultima udienza. Ecco, io le vorrei chiedere, ma queste sono deduzioni sue o sono il frutto di ciò? Voglio dire, o lei ha riportato delle dichiarazioni di Pecorelli? Io di quell'articolo ricordo che Pecorelli parlava di De Vuono, non di Maurizio
come Moretti no, ma di De Vuono, tant'è vero che De Vuono non è venuto fuori, cioè quel fantomatico De che poi non è comparso mai, cioè ha messo solo De iniziale. Ho capito. Quando lei ha parlato nella scorsa udienza dice Maurizio fosse Moretti il macellaio, è stato un equivoco. No, è stato che successivamente noi abbiamo che Pecorelli parla di Maurizio come macellaio, noi successivamente in epoca recente abbiamo saputo che Maurizio era stato riconosciuto in Moretti. Questo è il suo ricordo? Sì, questo è detto. Poi ci sono i processi e lì l'accertamento invece è stato. Senta, le volevo chiedere. Ho detto la stessa cosa perché è l'unica cosa che. Sì, però non corrisponde a quello che è stato l'accertamento operato dall'autorità giudiziaria. Adesso le volevo chiedere, ma in buona sostanza Pecorelli sospettava che il SID avesse degli infiltrati nelle Brigate Rosse? La mise mai a parte? Era questo l'oggetto del sospetto di Pecorelli? Quando parla di alunni mette tra parentesi questi due, mette un punto esclamativo, un punto interrogativo, quindi fa una, diciamo, porta l'attenzione su questa persona. Lui disse che, aspetti, che dunque su alunni, che era un uomo del SID. Ecco, senta signora. Allora, cioè, nel mettere questo, mi ricordo che fece un riferimento, adesso di preciso non so ricordare, però il riferimento era che era un uomo. O controllato, o infiltrato, o aveva questo un ruolo aveva un ruolo nel SID. Era stato usato dal SID, insomma. Usato dal SID. Senta signora, allora, per aiutarla nella memoria e completare su questo punto, lei nel verbale del 31 di agosto, ha anche detto, di aver appreso da Pecorelli che il SID, genericamente, era imbufalito perché dalla Chiesa aveva bruciato l'informatore anzitempo. Girotto. Qui ritorniamo su Girotto. Sì, era su Girotto. Ho capito. Senta, lei ha anche detto in quel contesto, che la notizia, però mi devo necessariamente riferire all'articolo Vergogna Buffoni, che poi lei nella volta scorsa ci ha invitato tutti a guardare a questo articolo anziché a leggere assegni del Presidente o vicende di tal casse. Che la notizia, quella riportata in questo articolo e quindi sul ruolo del brigatista Alunni, scatenò l'interesse di molte persone. Ecco, lei, le chiedo, può dirci chi erano queste persone? No, non sono in grado, so che Pecorelli... Cioè, Pecorelli le disse che la notizia aveva scatenato l'interesse di molte persone, però non le disse chi? No, ma venne fuori quando ne parlava, non è che io che disse specificatamente a questo articolo parlando, questo ha sollevato interesse, ha creato interesse proprio questo articolo. Ho capito. Interesse. Senta, in concreto, visto che è stata lei stessa a richiamarlo, che cosa le disse specificamente Pecorelli a proposito di questo De Buono? Che parlava di una persona, un legionario, un esperto, uno capace di usare le armi, uno bravo, uno addestrato. Ok. Senta signora. Che poi non è venuto fuori mai, io lo dico, l'unica cosa era la DE. Sì. Però non è mai stato accertato. L'ha detto anche questo. Sì. Sì. Senta, invece adesso passando a un altro tema, che è quello proprio dell'Italcas, le chiedo, dunque, lei ricorda se Pecorelli fece una dura polemica contro Scalfari e l'Espresso proprio perché avevano attaccato i fratelli Caltagirone? Ma credo che ci fosse polemica, c'è sempre stata...
Ma... Sì, ma le chiedevo, visto che lei, cioè, ha collazionato, beh, lo so, dire, tutti ma, gli articoli, se, comparsi su P, allora, se io lei mi ricordo di Gaffino, Gaffino forse, Gaffino... Proprio una... del 79, in Gaffino. Cui stranamente Pecorelli fa un articolo prendendo le difese dei fratelli Caltagirone e prendendosele invece con... Scalfari e l'Espresso. Ma non credo che fosse una difesa, era un modo per sottolineare il comportamento. Cioè, adesso non me lo ricordo. Se, mi, se mi non cita lo ricorda, la... no, se ma non lo ricorda. Dica, mi aiuti a citare, se lei mi dice l'articolo che, e mi sta dicendo anche la data, mi dica anche il titolo, qualcosina in più. Insomma. Cioè non è che possiamo chiedere, ovviamente. No, per carità, io le chiedevo se lo ricordasse, peraltro gli articoli sono agli atti del dibattimento e quindi le cercavo soltanto di sollecitare il ricordo. Senta signora, mi ricollego proprio a una domanda che le poneva il consigliere Allatre. Dunque noi abbiamo accertato che nella sede di OP non vi era nessuna copia di Mifo Biali. Abbiamo altresì accertato che una copia stava a casa di Pecorelli e che un'altra copia di questo Mifo Biali, dopo essere stata fotocopiata, lasciamo perdere adesso il contrasto che è emerso, ma comunque era nella sua disponibilità. E allora mi ricollego alla domanda, però ancorandola proprio a questo fascicolo specifico. Dico, ma quando Pecorelli aveva necessità di redigere gli articoli sulla vicenda Mifo Biali, che le ricordo, ma lei lo sa perfettamente, sono durata per più mesi e hanno coinvolto diversi numeri di OP, perché sono almeno 8-9 capitoli, con l'annuncio poi di un capitolo successivo che non c'è più stato. Ecco, dico, ogni volta Pecorelli... Quello non lo ricordo, l'ultima parte che lei... Ogni volta Pecorelli doveva recarsi a casa per consultare il fascicolo da cui trarre le notizie che man mano pubblicava, cioè come spiega, se lo, no, se lo portava. Non è che magari questo era un fascicolo effettivamente che era nella redazione, in quella cassaforte che poi viene trovata aperta. No, la cassaforte era... No. No, si sarà portato ma da signora, casa. Ma lei ha mai confidato alla signora Pecorelli di essere salita in redazione subito dopo l'omicidio? Io ho confidato? Alla signora Pecorelli di essere salita immediatamente dopo l'omicidio in redazione? Assolutamente, io non sono salita subito dopo l'omicidio, io sono salita in redazione, ma assolutamente no. Le chiedo se lei... Assolutamente. Va bene. Sono salita in redazione con le persone che dopo l'interrogatorio... Ma non... Ho capito, la mia domanda era questa. Quindi dobbiamo ritenere, per quello che lei sta rispondendo, che non avendo la materiale disponibilità del dossier Mifo Biali, che era piuttosto corposo, in ufficio, gli articoli evidentemente dovevano essere redatti altrove. Ma avrà preso quella parte che intendeva pubblicare, sul quale, quella parte sulla quale voleva lavorare, e poi o lavorava a casa, se la portava e poi... Penso che questo passaggio sicuramente... Beh, sa signora, il dato di fatto è che quel fascicolo così importante, perché è lei stessa a conferire a questo dossier l'importanza addirittura vitale per la sua intimità, non è presente in redazione. Ma comunque si tratta di temi che sono già stati trattati, quindi andiamo avanti. Senta signora, io adesso le chiedo ragione di un comportamento processuale che può anche avere delle spiegazioni, ma che lei comprenderà mi ha un attimo incuriosito. E cioè, lei ha fatto una serie innumerevole di presentazioni spontanee ai magistrati di volta in volta titolari del procedimento sull'omicidio Pecorelli. Ecco, io le chiedo, ma qual è stata di volta in volta l'esigenza che l'ha mossa a recarsi per fare dichiarazioni spontanee a questi magistrati? Perché, voglio dire, sono numerosissime queste sue dichiarazioni spontanee. No, non mi sembra che siano numerosissime. Guardi, io ne ho fatto un elenco e le dico che se ne contano per più di 6, 7, 8 dichiarazioni spontanee. Sono numerosissime. Nell'arco di 16 anni. Guardi, io le dico questo, che lei si presenta la prima volta spontaneamente il 16 febbraio dell'84.
al giudice istruttore e riferisce dell'arresto di Sergio Te. Ecco, allora mi consente. Sì, sì. Allora, questa è la prima dichiarazione spontanea. Sì, perché allora, dico, lei reputa evidentemente che sussista un collegamento tra questo arresto e l'indagine che il magistrato sta facendo sull'omicidio? No, l'oggetto della sua testimonianza e della sua dichiarazione spontanea è quello, a lei nessuno l'aveva chiamata. Qual è la ragione che la muove allora a recarsi dal magistrato a riferirgli questo fatto che evidentemente il magistrato... Ma credo che in quell'occasione io abbia parlato addirittura anche con il procuratore capo Gallucci. Ecco, all'epoca. Tanto di più, quindi voglio dire... Ma cioè... all'epoca sono andata a sentire per quale motivo, che cosa era successo, se... perché cioè, era stato arrestato Sergio Te insieme a Patrizi. Ma lei non cercava solo... di avere... Non voglio solo, dire, tutti e due sono stati arrestati. Mi perdoni, ma lei quindi attraverso la dichiarazione spontanea cercava in realtà di essere a conoscenza dello stato delle indagini? Ho segnalato una cosa, poi se era compito dell'investigatore, semmai, Signora, quando la cosa che lei riferisce è totalmente eccentrica rispetto al contenuto... e allo svolgimento dell'indagine, sospetto è che lei attraverso la dichiarazione mirasse in realtà a sapere che cosa i magistrati e su che cosa stessero indagando. Ah, io non ho mirato a nulla perché non ho fatto domande, bensì deposito. Senta signora, allora lei mi spiega perché il 24 gennaio del 94, dopo che lei è stata interrogata decine di volte a questo punto, perché a questa data veramente sono decine di volte, è stata anche sentita da commissioni parlamentari, investigatori, lei rivela di aver alterato la scena del delitto impossessandosi dei bossoli. Io le chiedo, mi scusi, fatto oggettivo del suo comportamento, però lei nel 1994 si presenta spontaneamente e riferisce una circostanza di tale importanza. Ecco, ripeto ancora, qual è l'esigenza che la muove? Improvvisamente ha avuto questo ricordo? Ma è solo quello ho dichiarato? No, all'interno di una... A me interessa questo però. Allora, quando... Scusi avvocato, volevo sapere, la domanda in generale era la ragione per la quale più volte, adesso se siano 5 o 10 volte, lei si è recata dai magistrati a rendere dichiarazioni. Però di volta in volta... Poi, di volta in volta, lei vuole sapere poi... specificamente... No, c'è anche un seguito della domanda, la quale abbiamo... una domanda che era... in un certo senso anche suggestiva, se questo presentassi reiteratamente ai magistrati serviva a indirizzare le indagini o meglio a depistarla in un senso, questo è il senso della, anzi la domanda esplicita sì, per avere notizie eventuali ha già risposto tant'è che io ovviamente non facendo contestazione mi sono permesso di chiedere. Dico, allora lei mi deve spiegare perché nel 1994 ad ormai diversi anni dall'omicidio e dopo essere stata sentita molte volte, improvvisamente si ricorda. Riferirgli che lei quella sera rilevò i bossoli. Io li ho toccati. Perché, sì, lasciamo perdere adesso. Non è improvvisamente. Allora, io ho dovuto fare un lavoro di ricordare cose che... alcune cose, mi è venuto questo flash e io l'ho dichiarato, non è che ho fatto, per me non era una cosa particolare né strana, me la sono ricordata, l'ho segnalata. Senta signora, vede perché io le ho fatto prima quella domanda che anche il pubblico ministero poi le ha ricordato, lei... Ancora una volta, presentandosi spontaneamente, il 18 maggio del 1984, questa volta, dice, quando parla della pistola, mi rendo conto che l'argomento sul quale lei avrà la possibilità di avvalersi della facoltà concessale dalla Corte, dice, però lei dice questo, di aver riferito quello che tutti abbiamo appreso,
essendo venuto a conoscenza che la signoria vostra ha disposto una perizia tendente a rintracciare nell'arma, che comunque potrebbe non attinenza con l'omicidio, e quindi riferisco le predette circostanze per quanto potrò essere utile alle indagini. Cioè, voglio dire, a me sembra che in tutte le sue deposizioni spontanee un collegamento con quello che forse il corso delle indagini che all'epoca di volta in volta l'autorità giudiziaria disponeva, vi fosse questo collegamento? C'è una domanda nell'aria, non abbiamo colto. La domanda è stata fatta. E la domanda è sempre quella, però, i motivi per i quali la signora, la signora su quello ha già risposto, ha detto mi venivano dei flash e io rispondevo. Ma io cerco di aiutare la testa proponendole diverse circostanze di fatto. Cioè, la testa il 15 maggio dell'84 fa riferimento ad indagini dell'autorità giudiziaria ed in relazione a queste indagini spontaneamente si presenta al magistrato. Niente. Per capire, non per capire, abbiamo scusi. Ricominciato. Volevo dire questo. Scusatemi. Noi abbiamo interrogato, voi avete interrogato la testa più volte. Adesso sarebbe necessario fare domande solamente in relazione alle ultime richieste che ha fatto il giudice, perché sennò in questo modo, quando io vi ho dato la parola prima, in quel momento dovevate farle, sennò in questo modo è chiaro che potreste di nuovo tutti ex novo Presidente, allora, su questo argomento per esempio il giudice Rotunno non ha chiesto nulla. Per carità, ma io credo che, voglio dire, queste domande andassero in qualche modo fatte alla testa, ha capito? Ecco, quindi mi sono permesso anche, credo che si tratti di argomenti senz'altro interessanti, perché ci danno modo di comprendere l'attivismo processuale della signora Mangiavacca. Comunque, accogliendo anche quello che è il suo invito, anche perché ho citato le circostanze per me più significative, ce ne sono altre, come quando il 24 gennaio si presenta al dottor Cardella e suggerisce di richiamare una querela. Presidente, siamo ancora a pillole di discussione. Siamo d'accordo. Siamo sempre in tema. Sì. Non abbiamo tutto. Senta signora, a proposito dell'ultimo numero di Pecorelli di cui lei non ricorda i contenuti, ecco, le volevo chiedere, lei conosce il signor Latini? Mi sembra che sì. Lelli, Gino Lelli? Sì, ha fatto una domanda su questo punto preciso, sì. Sul contenuto dell'ultimo numero, quello non è uscito per la morte. Senta, possiamo mostrare... Lei non ricorda chi fosse questo signor Gino Lelli? Non era forse l'addetto, io mi permetto di ricordarle, della tipografia abete alla ricezione. Ma io non avevo a che fare, non è che avesse che fare. Ho capito. Senta, ma lei riconosce, perché noi abbiamo in questo sforzo di esame delle carte ritrovato anche quelli che erano i contenuti dell'ultimo numero? Non li ho visti, sicché non è... Ecco, non so, vuole... Questa è calligrafia proprio di Pecorelli, io le mostro... Se lei può dire che di riconoscere questi appunti. Ecco, se poi una copia. Sì, questa è calligrafia. È la calligrafia di Pecorelli. Questo sì. Ecco, va bene. Aspetti, dunque, sì. No, questo. Ci sono alcune scritte che non sono sue, sono i riferimenti in corpo 8, corpo, indicazioni per la... Sì? Sì. Ma scusi signora, ma questo è l'ultimo numero, quindi voi, lei dovrebbe ricordare qualcosa di quest'ultimo numero, no? Non avete discusso sull'ultimo numero?
No. Che forse non hanno discusso. Mi sembra che abbia detto proprio. Far notare che sulle domande poste dalla Corte a conclusione degli esami e dei controesami, le parti hanno diritto di fare domande se la Corte introduce dei temi nuovi. Non se la Corte ha trattato dei temi o ha chiesto dei chiarimenti su temi già trattati nel corso dell'esame e del controesame. Ora, quali sono i temi nuovi non trattati nei 3-4 giorni di esame e controesame che sono stati introdotti dal signor consigliere Allatere? Non mi pare che ce ne siano. Ma scusi. Cioè, non è che possiamo consentire domande su temi già trattati quando la Corte ha chiesto delle precisazioni. Il problema dell'ultimo numero e dei documenti che supportassero l'ultimo numero non è stato mai trattato. Anzi, io ho colto, no. I documenti, signor pubblico ministero. Io vorrei sapere, quei documenti lì sono stati prodotti, sequestrati sono stati? Certo. Li abbiamo già. Li potremmo comunque acquisire adesso in relazione a queste domande fatte. Molti sono illeggibili perché sono fotocopie di atti sequestrati. Noi abbiamo fatto anche un elenco che poi vi faremo pervenire. Ci sono altre cose? Signor Presidente, un'ultimissima domanda. Senta signora, lei ricorda di aver detto nell'ultima udienza di aver battuto personalmente a macchina le lettere di scuse di Pecorelli al dottor Vitalone? Siamo fuori. Andiamo avanti, se c'è qualche altra cosa. Per chiederle se lei ricorda se il mancato gradimento del dottor Vitalone su questa prima bozza le pervenne da Bonino. Ma abbiamo parlato a lungo di questo qui. Sentiamo tanto una circostanza. Lei lo ricorda se fu Bonino a farsi avere? L'ammette o non l'ammette la domanda? Andiamo avanti con gli altri difensori. Era l'ultima, ho capito. L'ultima domanda, Presidente. Quindi c'è difesa Calò. Soltanto all'esito di quello che il giudice Alatere ha chiesto in riferimento al rinvenimento nella Villa Zingone, vorrei integrare la contestazione con altre tre righe, perché nello stesso verbale che adesso produrrò del 15 maggio dell'84 davanti al giudice Monastero ha specificato poi, sempre la testa, ho rinvenuto la documentazione appena depositata circa 2 mesi dopo l'omicidio Pecorelli, e cioè tra l'aprile e il maggio del 79, soltanto questo. Va bene, questo è un verbale che va allegato perché c'è contestazione precisa. Ne approfitto per chiedere l'acquisizione dei verbali. E io vi prego di produrli subito questi verbali in contestazione, di volta in volta, perché sennò poi per noi diventa una cosa molto complicata. Questa difesa ha fatto riferimento con le sue contestazioni al verbale di cui al 24 gennaio del 94 davanti al dottor Cardella, alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto il 23 del 79 e a questo ultimo di cui appena citato, e li produco. Poi abbiamo altre domande, avvocato Biscotti? No, nessuna. Difesa La Barbera e Badalamenti? Una sola domanda. Ha una precisa domanda che le è stata formulata dal giudice Alatere circa il dove venivano conservati i documenti importanti per appunto la rivista OP. Lei ha detto che non c'era un posto specifico. Poi il giudice Alatere ha precisato in ordine alla conservazione del fascicolo Mifobiali. Lei, dopo che lo ha rinvenuto, dove l'ha conservato per tutti questi anni il fascicolo Mifobiali? L'ho detto. Cioè? In macchina? Sì, c'è stata una lunga. Sì, non era un fascicolo estremamente voluminoso? Comunque ha detto che lo teneva in macchina. Non era più grande di una macchina il fascicolo. Bene, allora. Presidente, solo mi scusi, volevo integrare la richiesta di acquisizione dei verbali, in quanto sia perché fanno parte integrante del verbale, sia perché hanno sollevato, credo, legittimamente l'interesse della Corte, chiediamo di essere autorizzati a produrre all'integrazione del verbale anche i documenti che la signora Mangiavacca
ha prodotto, perché credo che sia rilevante sapere se si tratta di cose che erano già state acquisite alle indagini o meno. Cioè, nel verbale c'è l'elenco. Cioè, quali sono questi documenti? Cioè, nel verbale ci sono, cioè, del 15 maggio, se non erro, dell'84, c'è l'elenco di questi documenti, sono indicati. Ora, ritengo, anche se su questo devo dire non abbiamo memoria precisa in questo momento, ma ritengo che agli atti del fascicolo del pubblico ministero esistano anche le copie prodotte dalla signora Mangiavacca, cioè come allegato al verbale. Quindi chiediamo che la produzione del verbale comprenda anche la produzione di questi documenti. Va bene. Poi, Presidente, visto che sono io che ho chiesto il verbale, io la contestazione si riferisce soltanto alla dichiarazione che la teste ha reso. Ma non le dichiarazioni, parla di documenti, di altri documenti, non le dichiarazioni, dichiarazioni per quelle che sono prodotte. Io credo che quindi i documenti che fanno parte, che sono un'altra cosa diversa dalle dichiarazioni che rese, non credo che possano essere acquisiti. Io credo che il pubblico ministero, qualora avesse avuto interesse al deposito di questi documenti, li poteva depositare. Quindi vi opponete voi, insomma. Anche se credo che siano già gli atti, perché... Il problema se questi documenti fossero delle copie, se fossero gli stessi del Mifo Viale. I documenti che va in possesso sono, credo che sia stato proprio l'avvocato Pistone. Siccome questi documenti sono in atti, sono allegati a quel verbale, se la Corte li vuole acquisire... Vabbè, comunque ci riserviamo su questo, bisogna che vediamo come stanno le cose. Che possa verificare se sono gli stessi... Questo bisogna verificarlo, controllarlo e poi ci vediamo. E se il fatto che restano quello che sono... Bene, allora, scusate, la signora possiamo mandarla a casa, licenziarla, e noi ci rivediamo alle 15.30 per sentire gli altri due testi. Sì, perché risulti anche la difesa Vitalone riserva di indicare di produrre... Sì. Voleva fare una dichiarazione, la farà subito dopo. Allora, vediamo rapidamente. Dunque, per imputare i detenuti già sappiamo... Dunque, l'avvocatessa Conti, non la vedo l'avvocatessa Conti, quindi c'è l'avvocato Biscotti, per Calò. Per Andreotti c'è l'avvocato Coppi adesso, e c'è in più anche l'avvocato Zaganelli, e non vedo Bellini. Dottor Vitalone, c'è sempre l'avvocato Biffani, Prioreschi, Bonsignore, per Carminati è venuto l'avvocato Naso, per Badalamenti c'è l'avvocatessa Egidi e per la Barbera l'avvocatessa Paccoi. Parti civili, Ferrazza, Crisi e Campioni, PM. Bene. Allora, possiamo sentire il test? Presidente, volevo ricordare che c'era la dichiarazione spontanea del dottor Vitalone. Prima volevo mettere la Corte a conoscenza che la difesa di Vitalone ha depositato una propria memoria e un'ulteriore memoria difensiva. La prima memoria fa riferimento al documento che era stato depositato e alla memoria che il PM aveva depositato chiedendo la non acquisizione del documento alla Corte. La seconda memoria invece è una memoria esplicativa che noi già avevamo consegnato al giudice dell'udienza preliminare sul contenuto di talune intercettazioni, quelle per intenderci di cui già era stata fatta contestazione al Mancini nel corso del precedente esame. Questa memoria l'avete depositata quando? È stata depositata, signor Presidente, questa mattina mentre voi eravate in Camera di Consiglio per la questione Badalamenti. Perché ce n'erano già due, no? Ce n'era una sulla quale il Pubblico Ministero nei termini ha fatto pervenire una nota, un'altra memoria, diciamo così, con la quale si opponeva al deposito. Esattamente. Poi ne era stata depositata un'altra nel corso dell'udienza, quindi questa sarebbe una terza memoria. Sono altre due memorie. Una memoria di replica alle osservazioni del pubblico ministero, se vogliamo, sulla non acquisibilità dei due documenti precedentemente prodotti. E un'altra che invece è una vera e propria memoria che, peraltro, era già stata depositata al giudice dell'udienza preliminare e noi ve la ridepositiamo perché contiene delle osservazioni utili ai fini di avere comprensione delle intercettazioni che sono state contestate al Mancini nell'esame che abbiamo condotto all'udienza precedente. Bene.
Bene, intanto facciamo fare la dichiarazione al dottor Di Calone, perché credo che la voglia fare ora, dopo che abbiamo sentito, abbiamo terminato con la festa mangiavacca, vero? Prego. Stare qui? Certamente. Presidente, io l'altro giorno è la fine di agosto, quando avete ascoltato per la prima volta la signora Mangiavacca, mi sono permesso di fare un'interruzione. Un'interruzione perché sentivo a raffica folate di affermazioni che non rispondevano a verità. Ho pensato in un primo momento che fosse imprecisione di ricordi. Questi che vengono a deporre, li pongo su fatti vecchi di 16, 17, 18 anni. Quando però sono state rese altre affermazioni, quelle sicuramente, consapevolmente, non conformi al vero, mi sono permesso di fare una interruzione. Lei mi ha garbatamente ripreso dicendo la testa non ha fatto delle affermazioni perentorie, non ha dato delle notizie certe, ha detto delle cose, dei ricordi vaghi. Però, Presidente, io vorrei pregarvi di fare questa riflessione. A furia di ricordi vaghi, di imprecisioni, di accostamenti arbitrari del mio nome a fatti e personaggi ai quali io sono polarmente estraneo, io mi trovo imputato di omicidio davanti alla Corte d'Assise di Perugia. La signora Mangiavacca, l'altro giorno, fra le tante cose che ha detto, ha lanciato un nome, Coppola, Frank Coppola. Ora, Presidente, non si può dire ho assistito a un conflitto tra guardia e ladri, non sapevo se Vitalone stesse con le guardie o stesse con i ladri, perché questo è l'effetto che si produce di fronte ad una corte che di necessità non conosce gli avvenimenti di riferimento. Il nome di Coppola, Presidente, evoca un fatto estremamente preciso ed è un fatto risalente niente di meno che all'anno 1970. Io vi consegno adesso, ma è un documento che è già prodotto, è l'allegato numero 3 del nostro fascicolo, ve lo produco per una agevolezza di consultazione, una richiesta. Coppola è un personaggio mitico nella storia della mafia italo-americana. Il 24 marzo 1970, e questo è un atto che la signora Mangiavacca, così assidua ed attenta lettrice degli atti della Commissione parlamentare sulla P2, certamente conosceva, è la richiesta con la quale Claudio Vitalone, sostituto procuratore della Repubblica, chiede al Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956 numero 1423, l'assegnazione di Frank Coppola, Francesco Paolo inteso Frank, al soggiorno obbligato per la durata di anni 5. È la misura massima prevista dalla legge antimafia. Non solo, Presidente. Per la prima volta nella storia giudiziaria dell'applicazione di questa legge, ai sensi dell'articolo 6 di questa legge, io chiedo ed ottengo la restrizione in vincoli del Coppola in carcere giudiziario in attesa dell'assegnazione al soggiorno obbligato. Più di questo avrei potuto soltanto sparare a Coppola, misura che non era prevista dall'ordinamento. Allora io mi chiedo che senso ha l'accostamento fatto dalla signora Mangiavacca del nome di Claudio Vitalone al nome di Frank Coppola. Presidente, poi voi giudicherete se è un errore, una malizia o altro, a me non importa fare scrutare i sentimenti della signora Mangiavacca, mi importa che qui non passino davanti a voi delle menzogne e io mi batterò con tutte le mie forze, usando di questo strumento, che è l'unico strumento che la legge mi consente della dichiarazione spontanea, per impedire che la vostra conoscenza possa essere in qualche modo appannata o mutilata da affermazioni che non rispondono a verità. La signora ha accostato e fuso due avvenimenti perfettamente distinti, perché vi ha parlato delle bobine sparite alla Regione Lazio, pagina 272 del verbale di udienza. Allora,
chi sente questa affermazione è portato a credere Claudio Vitalone, le bobine sparite dalla Regione Lazio, qualche cosa ci azzecca. I fatti sono due distinti. Claudio Vitalone non c'entra assolutamente nulla, se non nella misura in cui vi vado succintamente a descrivere. Vi è stato nel tempo un processo cosiddetto la ballata delle bobine. Presidente, Claudio Vitalone è il magistrato che insieme ad Arnaldo Bracci, procuratore aggiunto a Roma, ha disposto una serie nutrita di intercettazioni telefoniche nei confronti di Coppola, di Corso Giuseppe, di una teoria di personaggi marchesi, personaggi che oggi sono iscritti nel gota della mafia siciliana. Era un insediamento mafioso che era nella Regione Lazio. Nel corso di queste intercettazioni da me disposte si ascolta una voce di tal Ialongo, consulente del signor Coppola, consulente commerciale, fiscalista o d'altro, che dice: avremmo bisogno di un magistrato in tribunale, ce l'abbiamo, chi è? Il nome è assolutamente nitido, Presidente. Quel nome non è Claudio Vitalone. Qualcuno preferì insinuare che fosse Claudio Vitalone. Furono fatti degli accertamenti, delle perizie. Il magistrato in questione è stato sospeso dallo stipendio e dalle funzioni, colpito da provvedimento di cattura del giudice dell'udienza preliminare di questo processo, il dottor Sergio Materia, ed è stato poi rinviato a giudizio del Tribunale di Spoleto. Io vi riproduco il documento 8 della nostra allegazione difensiva. Troverete qui dentro la sentenza con la quale si identifica il nome della mafia al telefono, che era il nome di Romolo Pietroni, e c'è anche una nota giornalistica nella quale si fa espresso riferimento al procuratore sospeso. Non casualmente l'altro episodio che è stato fuso, questa india di questi due distinti episodi che sono nella deposizione della signora Mangiavacca diventate le bobine sparite alla Regione Lazio, è invece lo scandalo, detto tra virgolette, alla Regione Lazio per l'assunzione di tal Natale Rini. La signora Mangiavacca vi ha detto: ah, il fratello del dottor Vitalone fu coinvolto. Il signor Rini era parente, fratello, figlio, discendente di uomini di mafia. Il problema sorse perché il signor Rini, che era un cancelliere del comune di Alcamo, non so, un impiegato del comune di Alcamo, arrivò alla Regione Lazio. La ballata lo scandalo della Regione Lazio, in estrema sintesi, è questa vicenda. Rini viene sospettato di essere stato oggetto di un favoritismo. Ci fu un'indagine per scoprire chi è che aveva favorito il signor Rini. In quella indagine mio fratello fu esaminato testimonialmente perché era il presidente dell'organismo regionale di controllo presso una cui sezione lavorava questa persona. Fu identificato colui che aveva presentato Rini alla Regione Lazio, e il signor Ialongo fu identificato. Il magistrato che aveva presentato Ialongo alla Regione Lazio ed è nuovamente il dottor Romolo Pietroni, a quel tempo consulente dell'antimafia. Lo troverete descritto analiticamente in questa sentenza. Devo dire che per quell'episodio fu ingiustamente colpito da un provvedimento cautelare del CSM ai sensi dell'articolo 31 della legge sulle guarentigie, della legge sul Consiglio Superiore. L'attuale procuratore generale di Perugia, la cui integrità fu ristorata soltanto dopo un procedimento dolorosissimo che lo espose ad una serie di provocazioni polemiche. Presidente, ma io non c'entro in questa storia. Come abbia fatto la signora Mangiavacca ad accostare il mio nome alla ballata delle bobine, alla sparizione delle bobine alla Regione Lazio e quant'altro, mi sembra davvero un fuor d'opera. Ma che cosa hanno fatto di più in questo tentativo di accostare il mio nome, Presidente? Dico hanno fatto perché io non ritengo che la signora Mangiavacca abbia agito di sua iniziativa e da sola. Si è fatto riferimento ancora una volta ad una presunta relazione della Commissione Antimafia al Parlamento, che è stato pubblicato questo documento
da OP, da Mino Pecorelli. Non è la relazione della Commissione Antimafia, è la relazione di minoranza firmata dal senatore Giorgio Pisanò. In questa relazione sono contenute delle affermazioni polemiche che non riguardano collusioni di mafia, riguardano la regolare o meno regolare tenuta dei registri delle intercettazioni telefoniche presso la Procura di Roma. Io non aggiungerò nulla di polemica personale con il senatore Pisanò, che apparteneva ad un certo schieramento politico, le cui notizie, le cui affermazioni vengono riprodotte esattamente nel maggio-giugno 1978. Vi pregherei di ricordare questa data, perché vi connetto immediatamente un episodio che voi dovete conoscere, perché altrimenti si rischia che in questo processo, Presidente, le frammentazioni sono tante ed è impossibile recuperare l'itinerario logico attraverso il quale si ricostruisce un fatto. Bene, Giorgio Pisanò era stato colpito da una mia richiesta di autorizzazione all'arresto rivolto al Parlamento, in quanto lui era parlamentare, io ero sostituto procuratore della Repubblica, chiesi l'arresto di Giorgio Pisanò perché era imputato di un gravissimo reato contro il patrimonio. Io mi sono ritrovato, dopo pochi giorni, in restituzione una polemica relazione di minoranza dell'onorevole Pisanò. Qui dico subito che è stata evocata anche una signora, la onorevole Luciana Castellina, sempre con riferimento allo stesso scandalo alla Regione Lazio. Presidente, la signora Castellina è stata convenuta in un giudizio civile, avendo il Parlamento rifiutato la concessione dell'autorizzazione a procedere per reati di opinione. Abbiamo prodotto la sentenza, che è l'allegato numero 104 della nostra produzione, è stata condannata al risarcimento del danno nei confronti dell'avvocato Vilfredo Vitalone, contro il quale la signora Castellina aveva rivolto una insinuazione polemica. Questi sono atti giudiziari, Presidente, che vi consentono di comprendere, di valutare in maniera, direi, puntuale, non attraverso la parola di Claudio Vitalone, che potrebbe essere interessata, ma attraverso indagini giudiziarie, quanto di vero c'è nelle affermazioni che la signora Mangiavacca mi ha voluto garbatamente riservare. Voglio dire, Presidente, e qui mi avvio rapidissimamente a concludere, io nel tempo ho subito dal dottor Mino Pecorelli una abbondante teorie di sollecitazioni polemiche. Alcune delle vere e proprie malevolenze, altre delle innocue provocazioni. Ne faccio un esempio. Io vengo chiamato a far parte della giuria per un noto premio letterario intitolato a Edoardo Scarfoglio, insieme a Gervaso, alla Bellunci, a Barbati, a Parise, e lui mi fa un articolo dicendo: ma perché Claudio Vitalone fa parte della giuria? Oppure, perché Claudio Vitalone c'ha lo studio alla Procura di Roma che è più grande di quello dell'altro sostituto? Il mega sostituto Claudio Vitalone, il Rivera dei sostituti Claudio Vitalone. Addirittura, per dire la infantilità, la puerilità della querelle, trovate tre numeri di OP in cui in un numero si dice: Claudio Vitalone è stato a cena con Forlani e Piccoli alla famiglia piemontese e altre persone. Il numero successivo dice: ci scusiamo, non era Claudio Vitalone ma era il fratello. Nel terzo numero, leggete, c'erano tutti e due. Ecco, se voi andate, consigliere Rotunda, andate a trovare quante volte il mio nome ricorre, ma guardate che ne troverete tantissime. Sono stato io a produrre al PM l'elenco delle frequenze del mio nome nelle agende di Mino Pecorelli. Altre volte, invece, le sue provocazioni erano veramente gravi, come quella del 4 luglio, per la quale avete la lettera agli atti. Quella lettera fa riferimento espresso al numero del 4 luglio, l'abbiamo prodotta varie volte, comunque è il numero 18 del 4 luglio. Presidente, io per questa lettera ho indirizzato una dura nota al Procuratore Generale di Roma, chiedendo conclusivamente che fossero svolte tutte le più severe
e penetranti indagini anche per accertare quali siano i fini e chi l'ispiratore di questa strategia di denigrazione nei miei confronti. Io mi limito a dire, e vi produrrò, se me lo consentite, una piccola raccolta giornalistica. Nel 1978, quando avvengono questi fatti, fino a luglio 1978, io sono dal 1977 un anno in corte d'assise, il primo maxi processo. Io fronteggio uno stuolo da solo da pubblico ministero, presidente, non c'erano gli apparati Dia, Ross ed altro, era un pubblico ministero che da solo, nella solitudine della sua stanza, aveva fatto il primo maxi processo. Il professor Coppi era mio contraddittore perché lui difese, credo, il generale Miceli. Bene, io ho avuto difficoltà a rintracciare questi articoli perché ormai sono ingialliti dal tempo. Io ve li verso, ce n'è uno a mese grosso modo. C'era una tensione fortissima che accompagnava questo processo, era un processo con chiarissimi risvolti politici, è un processo che giunge in corte d'assise esattamente nella stagione cosiddetta degli anni di piombo, quando magistrati, cittadini, tutori dell'ordine morivano quotidianamente sulle strade negli agguati brigatisti. Noi facevamo un processo per fatti che erano del 70. Incidentalmente vi dirò, non perdete tempo a cercare gli omissis e i segreti di Stato opposti dall'onorevole Moro nella rosa dei venti perché non esistono. Ve lo dico con perfetta cognizione di causa perché sono uno dei tre magistrati, insieme al procuratore della Repubblica di Roma del tempo Elio Siotto e al consigliere istruttore del tempo Achille Gallucci, che andò a interrogare l'onorevole Aldo Moro, presidente del Consiglio in carica, sul tema della rosa dei venti. Troverete tutta la storia nell'allegato 2 della nostra produzione, perché sono le mie requisitorie scritte nel processo Borghese. L'onorevole Moro non oppose nessun segreto di Stato. Quindi anche sotto questo aspetto la memoria della signora Mangiavacca credo che lasci molto a desiderare. È stato fatto riferimento, Presidente, alle lettere funzionali al processo di Perugia che mi serviva perché c'era Caltagirone di mezzo. Presidente, le lettere, io poi ve ne parlerò quando o voi avrete modo di interrogarmi o in sede di eventuale altra dichiarazione spontanea quando si parlerà di questa famigerata cena. Questa lettera del 19 dicembre che trovate nelle due versioni vi sta a dimostrare una cosa. Io ho resistito alle sollecitazioni del dottor Mino Pecorelli o di chi per lui, il dottor Walter Bonino, desiderava questo incontro. Io ho opposto alla richiesta di incontro conviviale una precisa condizione, siccome lui mi aveva fatto delle scuse in un congresso di magistrati ed era rimasta quella pagina, direi, sgradevolissima del 4 luglio dove mi aveva collocato in un contesto nel quale io non ero mai stato, ma non era collocato soltanto me. Io su questo vorrei richiamare la vostra attenzione. Le lettere che lui scrive il 18 dicembre non sono una, ma sono due. Perché lui aveva colpito un altro magistrato con la identica provocazione polemica. L'altro magistrato è il dottor Achille Gallucci. Noi vi abbiamo prodotto, credo che sia, comunque vi darò il numero tra un istante, le lettere che ha indirizzato a me e le lettere che ha indirizzato a Gallucci. Le troverete, sono assolutamente del medesimo taglio. La mia ha la seconda edizione dove, Presidente, se avrete il tempo e la voglia di leggere, io chiedevo che mi fosse spiegato per quale motivo mi venivano rivolte queste sollecitazioni polemiche. Lo ha detto all'esordio delle sue dichiarazioni la signora Mangiavacca. E qui davvero chiudo il mio breve intervento. Mi dispiace che voi non possiate farmi domande e se avete dei dubbi non sono stato in grado di risolverli. Ma la signora Mangiavacca vi ha spiegato chi era la persona che stava in assiduo contatto con Mino Pecorelli. E lei ha svelato di avere confuso due nomi. Ha detto di avere confuso il dottor Dell'Anno, magistrato di Cassazione, che ha esattamente la mia età perché è magistrato del mio concorso, con un magistrato che è in pensione da diverso tempo, il dottor Cesare Danna. Io vi ho già prodotto e vi ridarò, e questa sera, due documenti.
un'azione disciplinare promossa dal procuratore generale della Cassazione nei confronti di Cesare Danna. Cesare Danna è stato condannato in primo grado qui a Perugia, Tribunale di Perugia, in Corte d'Appello qui a Perugia, e la Cassazione, con una parziale dichiarazione di nullità per uno dei capi della sentenza, ha confermato la condanna. Quindi Danna è un diffamatore con giudicato in danno di Claudio Vitaloni. Il processo che era qui a Perugia, di cui si discuteva, non riguardava nemmeno alla lontana i Caltagirone, riguardava Cesare Danna, che era la persona che instillava o istigava Pecorelli a queste provocazioni. Presidente, io non amo parlare male di nessuno. Mi atterrò a questa regola anche nei confronti di una persona come il dottor Danna, che per essere stato condannato a qualche cosa mi deve aver fatto. Io vi ho allegato quella sentenza, ma vi ho allegato anche una nota, e vorrei chiudere su questa così osservazione che introduce un elemento di distensione. Io cercate di capire quanta amarezza mi sto trascinando dentro, e me la sto trascinando da tanti anni, Presidente, e neppure soltanto dai 3 anni inflittimi dal pubblico ministero di questo processo. Forse questa storia di Pecorelli per me è datata a 1980, poi già ho prodotto gli atti, vi farò vedere come ho reagito alle prime provocazioni di questa storia. Ma la nota distensiva che io vi offro è contenuta esattamente nello stesso allegato in cui è la iniziativa disciplinare del PG della Cassazione contro Danna. Sapete che cos'è? È una filastrocca partorita all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Io l'ho definita un anonimo consigliare, ma l'anonimo è ben identificabile. Se voi riteneste mai che fosse utile che io declini la paternità, vi dico soltanto che è un magistrato investito di funzioni direttive attualmente a Bologna, che è stato membro del Consiglio Superiore. Cogliete nello spessore di quel sarcasmo un po' il senso delle polemiche con le quali il dottor Danna non ha gratificato soltanto me. Se voi chiedete notizie al Consiglio Superiore della Magistratura e il pubblico ministero non si appagasse soltanto di acquisire gli atti del mio fascicolo personale, cosa che mi riempie di soddisfazione, ma chiedesse anche gli atti del fascicolo personale del dottor Cesare Danna, scoprireste che è colui che ha denunciato tutti i procuratori generali della Cassazione nel tempo, tutti i primi presidenti della Corte di Cassazione nel tempo, e che quando io fui applicato alla Procura Generale della Corte d'Appello di Firenze firmò un provvedimento nel quale si autocollocava in aspettativa per incompatibilità con me. Allora, la storia breve, Presidente, di queste sollecitazioni polemiche, voi vedrete se è vero quello che dice la signora Mangiavacca o quello che hanno detto i miei difensori e che io vi confermo. Al di là dell'agosto del 1978, quando finisce il processo per il golpe borghese, voi non troverete nessuna provocazione polemica del dottor Pecorelli nei confronti di Claudio Vitaloni. Prima ne troverete e diverse. E le troverete legate a che cosa? Voi avete, mi perdoni il tono intimatorio o il contenuto intimatorio della mia preghiera, voi dovete guardare che cosa c'era presso la sede di OP che apparteneva al processo borghese. C'era mezzo processo borghese che veniva dagli archivi dei servizi segreti italiani. Io ho trovato, Presidente, e ancora oggi, perché siccome ci ho lavorato su queste carte per 4 anni, Pecorelli aveva i faldoni, malloppi, malloppini come si chiamavano a quel tempo, del SID contro Miceli. Lui si è reso funzionale ad un progetto di difesa del generale Miceli. Claudio Vitalone era il pubblico ministero di questo processo. Io vi chiedo scusa se ho rubato il vostro tempo. Spero in questa confusa esposizione, perché non so più da che parte cominciare. Io sto rincorrendo le menzogne della signora Mangiavacca. Vi vorrei dire, non è che mi feriscono più di tanto, perché non è che mi può accostare ad una vicenda rispetto alla quale mi affaccio dall'altra metà dell'universo. Ma io vorrei e vi chiederò sempre, voi dovete reintegrare la mia dignità. Io sono stato cancellato
nella mia storia professionale e umana da alcune menzogne. Io vi chiedo di fare giustizia piena, senza nessuna ritrosia rispetto alle cose. Mi rendo conto, Presidente, io non devo conquistare la vostra simpatia qui. Forse se io mi stessi zitto e assumessi una posizione molto più defilata, avrei un risultato migliore. Io voglio che voi scaviate nella mia vita, così come è stato fatto dall'ufficio del pubblico ministero, ma che poi traiate le conclusioni coerenti nel vostro giudizio. Va bene. Sì, sì. Prendiamo atto e prendiamo atto dei documenti che il dottor Vitaloni ci presenta. Ecco, sì, grazie, queste luci, tanto vediamo ugualmente. Sì, sì, infatti ho visto i difensori, è arrivata l'avvocatessa Conti. Bene, allora possiamo chiamare... Ecco, sta prendendo... Allora, chiamiamo la teste Chiocchetti, si chiama? La prima? Forse se chiamiamo Limongelli, che è più breve, magari lo... Come voi volete, io non ho... Limongelli, cioè, perfetto. Almeno. Limongelli. Sì, sì, sì. Non diciamo mai qual è più breve o qual è più lungo, perché fino adesso non ci abbiamo azzeccato mai. Quindi può darsi... Col calcolo statistico una volta arriveremo a prenderci, ma insomma... Bene, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Dica che si impegna e dia le sue generalità. Come si dice? Sì, sì. Dica le sue generalità. Dica la verità. Tutta la verità. Sì, l'ho capito, dica le sue generalità. Mi sono spiegato cioè, il suo nome, il cognome, dove è nato. Sono soldastro. E Limongelli Umberto, nato l'11 marzo del 27 a Roma. Signor Limongelli, le spiego brevemente la ragione per la quale lei è di nuovo qui, perché lei può pensare che questi della Corte d'Assise di Perugia improvvisamente impazziti, hanno fatto l'interrogatorio e poi ci hanno ripensato, dice risentiamo un'altra volta. È accaduto che un imputato di questo procedimento non era presente quel giorno e quindi noi abbiamo dovuto risentire la sua testimonianza perché l'imputato, che purtroppo non è presente neanche oggi, quindi... non ci sarà un'altra. Comunque oggi l'imputato ben sapeva che poteva essere presente, sapeva che lei avrebbe reso la sua testimonianza e quindi noi per questo abbiamo dovuto risentirla. Quindi lei dovrà di nuovo sottoporsi alle domande del pubblico ministero e di tutte le altre parti su circostanze delle quali lei ha detto, ma delle quali noi ormai quelli li abbiamo cancellati dalla nostra memoria. Allora, prego, risponda alle domande del pubblico ministero. Allora, ricominciamo da capo. Signor Limongelli, Carmine Pecorelli era un suo parente? Cugino, carnale. Cugino di primo grado. Lei aveva anche rapporti professionali con Pecorelli? Sì, lavoravamo insieme nella stessa attività. Cioè l'attività era la rivista OP? L'agenzia OP, sì. Ecco, e che tipo di mansioni svolgeva lei in particolare? Come? Che tipo di mansioni svolgeva, che cosa faceva all'interno di OP? Pensavo più che altro alla spedizione completa, all'uscita dell'agenzia, sia per lo stampaggio, fascettario, tutto ciò che comportava l'uscita dell'agenzia, del giornale, diciamo. Ecco. Sì. Non faceva invece attività di giornalismo? No, mai, mai, mai. Oh, lei era anche titolare di una società, vero? Sì, ecco. Fittizio, sì. Quale società era? ISPE, società ISPE. Ma lei era effettivamente amministratore di questa società? No, l'amministratrice era la signora Franca Mangiavacca.
In un primo tempo era lo stesso Pecorelli, mi risulta. Al microfono, parli al microfono. La signora Franca Mangiavacca. Sì, senta, lei nell'ambito della sua attività in OP, il giorno della morte di Pecorelli, che è il 20 marzo del 79, lei ha svolto un qualche incarico per conto di Pecorelli? Sì. Ecco, ci vuole spiegare lui che incarico erano, era? Lo ripeto ancora perché è giusto. Sì, purtroppo dobbiamo ripetere. Erano le 13.50, io ero nell'altro ufficio, perché gli uffici erano due. Io non mi ero accorto che mancava tutto il personale, perché essendo martedì, le ultime notizie, cioè si lavorava di meno, cioè l'agenzia quotidiana non usciva, usciva soltanto la rivista Oppi che veniva stampata alla tipografia Abete. Quel giorno si lavorava poco, cioè mancavano le ultime notizie da trasmettere, da portare poi a questa tipografia per andare in stampa. Alle 13.50 mi chiamò mio cugino e disse: senti, fammi una cortesia, che qui sono andati via tutti e io devo rimanere in ufficio perché devo ricevere la visita di mia sorella Rosita, zia Maria e la bambina alle 15.30. Alle 17.30 devo ricevere una persona e questa sera ho una cena importante. Fammi la cortesia, porta questo plico in tipografia. E dandomi il plico, fece un po' ironicamente l'atto, disse: questo è materiale esplosivo, e io feci l'atto di farlo cadere in terra, sempre ironicamente. Oh, poi disse: questo potrebbe essere l'ultimo numero che esce in difficoltà economiche. Forse staremo meglio tutti e anche tu. A me. Allora, ciao, ci vediamo domani mattina in ufficio. Io risposi: se campo, perché lo dico a tutti, ormai è una prassi, lo sanno anche qui dentro. Lui rispose: se campo io, se qualcuno non mi fa la pelle prima. Oh, io dissi: chi ti fa la pelle? Chi ti accoppa? È il tuo lavoro. C'è sempre una G facendo un movimento con le spalle che adesso io non addebito a nessuno, perché sennò sarei intervenuto prima, 15 anni prima. Non l'ho addebitato a nessuno, adesso è la magistratura che sta facendo. Questo è stato. Ah, mi disse: prendi al volo un taxi, non andare con la tua macchina perché fai prima, prendi al volo un taxi e con lo stesso tassi vai a casa, perché io risposi: non ho la macchina sotto l'ufficio. Questo è stato tutto il colloquio con mio cugino. Oh, a proposito di questo gesto sul quale l'altra volta c'è stata un po' di, quindi vorrei chiedere, c'è la videoregistrazione, quindi abbiamo anche il supporto visivo. Se fosse lei stesso presidente ai fini della registrazione a dare una descrizione del gesto che ha fatto il test, così evitiamo. Questa, si era chiuso nelle sue spalle, non dipende da me, perché io per 15 anni, finché non mi ha chiamato, non mi ha convocato la DIA in Piazza Colonna e in Piazza Colla di Rienzo, io che mi ha chiesto se cortesemente sapevo qualche cosa dell'ultimi minuti, diciamo, di questo colloquio, ecco, io ho detto quello che sto ripetendo adesso. Per quanto mi riguarda, ciò che vedo io, poi ripeto. No. Ha ragione, no, io ho fatto se il Presidente vuole accogliere questa richiesta. No. La richiesta di descrivere. Sì, non di descrivere. Ecco. Sì. Va bene, ma mi sembra che il test abbia detto, dicendo la frase, che si è stretto nelle spalle e ha alzato le spalle verso il collo. È descritto. Le volevo ancora chiedere, questa ora delle 13.50, lei, visto oggi, è stato molto preciso, è un'ora approssimativa o proprio
le 13.50, sì, può ancorarla. Ho guardato l'orologio, data l'urgenza ho guardato l'orologio. Ah, ecco, e quindi ricorda lei che erano proprio le 13.50. Alle 14.15 ho preso il tassi, sono arrivato in questa tipografia che si trova a Tor Sapienza, sulla Prenestina, ho pregato il tassista di sostare per qualche attimo per riportarmi indietro. Mi sono fatto accompagnare fino al quarticciolo e poi ho preso il 14, il tram che c'era e mi portava a casa. Senta, lei ricorda il nome di questa tipografia? Abete. La tipografia Abete. Quando sono... Prego, no, se vuole... Io quando ho pregato il tassista di aspettarmi per qualche istante, sono salito, ho fatto la prima rampa per entrare, diciamo, nei corridoi dove erano persone, dove erano gli uffici addetti, e mi è venuto però sulla soglia di questo piano, e c'era una persona che mi ha domandato: lei è il signore di OP? Dico sì, sapendo che mi stavano aspettando. Dice: di a me che la stavamo aspettando, e io ho consegnato il plico. Senta, ma lei aveva da Pecorelli avuto l'incarico di consegnarlo a una persona in particolare? Per solito al dottor Solito, che era un nostro giornalista collaboratore, però ero andato altre volte lì, ero arrivato quasi negli uffici addetti apposti a questa, perché per la consegna. Scendiamo la domanda perché forse è più chiaro. Solitamente lei doveva, quando aveva incarichi del genere, consegnava documenti a Solito? Si dava al nostro collaboratore, però se veniva altra gente si dava a qualcuno. No, allora la domanda che l'ho fatto io: Pecorelli le disse di consegnare quella busta a perché qualcuno? Perché era in materiale esplosivo. Sì, le disse di consegnarlo a qualche persona in particolare? No, ha detto consegna alla tipografia, al nostro collaboratore. Più che altro, al nostro collaboratore, non è che se io incontravo qualcuno nell'atrio della tipografia non l'avrei consegnato, è chiaro, no? Allora, contestazione del verbale dell'11 aprile 94, lei dichiarava che Pecorelli le aveva dato l'incarico di consegnare questa busta a Marcello Solito. Per solito, per logica, perché sapevo che Marcello Solito il martedì era lì a collaborare con gli addetti della stamperia, della tipografia. Quindi veniva, io entravo, però avevo la possibilità di inoltrarmi dentro i corridoi, arrivare negli uffici. Invece quel giorno un tizio stava lì a aspettarmi. Ecco, questo è quello. Ecco, che quindi se mi scusi, sono un po' pignolo, qui siamo destino di dover fare questo tipo di distinzioni. Pecorelli le disse che doveva consegnarla a un collaboratore. Lei ha dedotto che fosse Solito perché era quello che solitamente stava in tipografia. Per solito andava lui e non Paolo Patrizzi, perché Paolo Patrizzi rimaneva sempre con Pecorelli in ufficio. Oh, invece questa persona a cui ha consegnato la busta, lei dove l'ha incontrata esattamente? Proprio sull'uscio della tipografia. Facendo la rampa, sì. La stavamo aspettando. Era una persona che conosceva? No. Beh, altre volte l'ho data a persone che non conoscevo. E è una persona che poi ha rivisto altre volte in seguito? No, mai, perché da quel giorno io non sono andato mai più lì. E poi, un attimo di secondo, anche nello quasi mezza oscurità, diciamo, non si potrebbe dire che a poi a distanza di 18 anni. Senta, ma in quella tipografia lei ha incontrato delle persone da lei conosciute? Signor Grani. Ecco, chi era questo signor Grani? Sì, era un giovane giornalista che faceva pratica da noi i primi tempi dell'attività di Pecorelli. E quel giorno proprio lo trovai nell'atrio, nel cortile, ci salutammo e disse, mi sembra che disse, io lavoro qui. Ecco. Il cognome me lo ricordo, Grani, il nome no. Quando l'ha incontrato lei aveva già consegnato i documenti? No, stavo andando. Ce li aveva. Senta, cosa ricorda di questo pacco dei documenti? Com'era fatto? Le dimensioni che aveva? Era un pacchetto tutto sigillato con carta cellophane marrone, mi ricordo. Al contrario di altre volte che io andavo, Pecorelli o Patrizzi o chi
mi consegnava questa roba, questo materiale, dentro una cartellina semplice che io prendendo o gli audi me le leggevo strada facendo, per cui invece quella volta era un plico, un pacchetto più che un... Ed era chiuso, sigillato? Sì, sì, chiuso, sigillato con della carta, mi ricordo, scotch e marrone. Il formato era quello più o meno dell'ordinario delle... fogli di macchina fotocopiatrice come questo. Un conto, una busta a sacchetto con dei fogli dentro, pesarlo un conto, e un pacchetto di fogli piegati da un altro peso. Poi non ci ho fatto caso perché non è che va bene. Ho prestato attenzione. Senta, lei di questo incarico che ha ricevuto da Pecorelli e di questa consegna di questo plico, prima di parlarne alla DIA, ha avuto occasione di parlarne mai con qualcuno? Mai occasione con nessuno, già l'ho dichiarato alla DIA stessa, dopo 15 anni, anzi, mi ha chiamato la DIA e mi sembra che era addirittura di giorno festivo, perché trovai pochissimo traffico in piazza Colla di Riendo, mi sembra addirittura che potesse essere domenica. Ecco, ancora più in particolare, ricorda di averne parlato con Marcello Solito successivamente? No, Marcello, io non ho parlato né con Marcello Solito, né con Paolo Patrizzi e tantomeno con la signora Franca Mangiavacca. Noi in ufficio non abbiamo mai parlato di queste cose, anche perché io in quel momento, a parte la tragedia che mi aveva colpito di mio cugino, con tutta la mia famiglia e i miei parenti, avevo un fratello malato di quel malaccio che purtroppo stavamo aspettando la morte anche noi, anche per quello. Perché allora, non è stato nessuna cosa. Sì. E non ho denunciato alcuni, perché se per 15 anni sono stato zitto, significa che non ho dato peso a questo movimento che hanno voluto dare, come ha detto il giornale, alcuni giornali, i maligni. Io no. Non ho dato peso. Ha registrato tutto questo senza... Io ho subito dei dolori tremendi. Se permette, tornando al discorso che le facevo prima, replico anche la contestazione che l'avevo fatto l'altra volta, vale a dire che nello stesso verbale che ho citato prima, lei dice: dopo la morte di mio cugino ebbi modo di parlare dell'episodio che ho appena citato con Marcello Solito. E questo mi assicurò di non aver mai ricevuto il plico che io avevo recapitato. Nonostante, finisco la frase, poi mi dirà. Nonostante egli si trovasse nella tipografia Abete nel momento in cui io lo consegnai alla suscitata persona. Quindi lei dice che in questo verbale si legge che lei avrebbe parlato con Solito, che lui le disse di non aver ricevuto il plico e le disse anche: io ero in tipografia quando sei andato tu, però assolutamente non ho ricevuto il plico. Nego qualsiasi cosa, non ritraggo, nego assolutamente che ci sia stato un colloquio tra me e Marcello Solito, perché io ero l'ultima ruota del carro nell'azienda e Solito stava subito poco sopra di me, per cui non lo tenevo in considerazione, non avevo voce. Ne avrei dovuto parlare in caso con Paolo Patrizzi e la Mangiavacca, siccome io stavo passando i miei dolori casalinghi di famiglia. Sì, non ho dato... Io non ho altre domande, Presidente, poi chiedo l'acquisizione del verbale. Del verbale per le contestazioni. Prego i difensori di parte civile. Prima che comincino le domande dalla parte civile, volevo far presente questo, che il pubblico ministero per una volta e mezzo ha fatto riferimento alla registrazione anche visiva della precedente udienza con riferimento... No, non ci siamo intesi, professore. Io facevo riferimento a questa registrazione di oggi. Il senso del discorso era: abbiamo la registrazione di oggi del movimento che ha fatto. Quindi, se ne vogliamo lasciare anche una traccia fonica, come dire, sì, lasciamo descrivere al Presidente. D'accordo che non era riferimento. Non si trattava assolutamente dell'altro. E per evitare tentazioni, se questa parte venisse proprio tagliata e distrutta, Presidente, visto che non può essere in nessun modo utilizzata? Quella già... ma quella tanto è un qualche cosa che non esiste nel mondo del diritto. Quando il codice ci dirà di cospargere il sale, se nessuno la può usare, in pratica non esiste. Prego, i difensori di parte civile. Chi comincia, l'avvocato? Ah.
rapidamente, signor Di Mangelli, vorrei sapere solo alcune cose. La prego di alzare un po' la voce. Sì, lei ricorda cosa successe il giorno dopo, la mattina dopo l'omicidio di Pecorelli? Naturalmente cosa successe a lei? Cosa fece? Ne parlo perché mi si chiede, perché questo dovrebbe dipendere più... Ma io a lei lo sto chiedendo. Azione civile. Infatti. Vabbè, me lo chiede e io lo faccio presente. La signora Mangiavacca, la mattina immediatamente l'uccisione di Mino Pecorelli, alle ore 7-8 del mattino, era sotto casa mia con un tassì e con un certo signor Cattaneo, Sandro Cattaneo di Milano, si dice un piccolo industriale, un industriale di Milano. Mi portarono con questo tassì all'albergo Mediterraneo in via Cavour. Mi ricordo ancora, se è esatto, stanza 212. Mi fecero comprare delle penne birro e dei fogli protocollo per scrivere alcune cose. Andammo su, mi sembra al secondo piano, comunque stanza 212, e c'era una scrivania come un tavolino, mi dettero penna e foglio e mi dettavano delle cose da scrivere. E dovevo scrivere di una certa società Picodindia, che io quel nome lo ricordavo perché nell'ottobre-novembre del 1978, mentre ero a casa ammalato di artrosi da 40 giorni, mio cugino mi telefonò e mi disse: prendi immediatamente un tassì e vieni qui in via Federico Cesi perché ti devo fare una cosa. Dissi: io sto male, comunque andai ugualmente. Salimmo al primo piano, mezzo interrato, non so come si può chiamare, c'era una targa Notaio San Martano, e andammo dentro e parlavano di questa società Picodindia e insomma intestò a me questa società. Siccome io per mio cugino Pecorelli ho sempre firmato tutto, perché mi sono sempre fidato, perché non mi avrebbe mai lasciato in mezzo ai pasticci, e essendo già sotto il dolore di mio fratello, l'effetto del dolore familiare, mio fratello vive in casa mia con tutta la famiglia e stava morendo, allora io ho fatto prima andarmene che a sentire quello che, di che cosa si trattasse, ecco. Poi nel 79 è successo quello che è successo, cioè strada facendo, tornando indietro, mio cugino chiamò un tassì perché pioveva e disse: poi un domani starei bene. Come dire, mi hai fatto questo piacere e starei bene. E sono andato a casa. Dopo una decina di giorni sono rientrato in ufficio. Oh, poi è successo che, appunto, tornando all'omicidio di Pecorelli, il giorno dopo la signora Franca Mangiavacca, lo devo dire perché i miei parenti per qualche anno mi hanno tacciato di mascalzone. Narri quello che è successo. Mi ha portato, appunto, assieme a questo signor Cattaneo all'Hotel Mediterraneo, stanza 212, dovrebbe essere registrato, e per farmi scrivere un passaggio di problema. Io sapevo che era per farci seguitare a lavorare, così diceva la signora Franca Mangiavacca, se no i figli, gli eredi ci tolgono anche il lavoro. Io ho cominciato iniziarono, però a un certo momento ho visto la titubanza di questo Sandro Cattaneo, che io ho visto un paio di volte in ufficio da Mino, e mi dissero di interrompere la questione. Uscimmo e si salutarono, la Mangiavacca parlò con questo Sandro Cattaneo e dandoci appuntamento per le 16, sempre allo stesso albergo del pomeriggio, alle 16 del pomeriggio. Con la signora Mangiavacca facemmo dei giri bancari o cose e l'altro, io non so quello che... Io stavo in macchina e andammo anche a Torbaglianica, non so, dove mio cugino
aveva acquistato una piccola barca e cercava appunto di, non so se recuperarla lei o per i parenti, adesso io non sto a sottolineare. Il pomeriggio riandammo, mi venne a prendere a casa e riandammo all'albergo. Io rimasi in macchina, dentro la macchina, e lei gesticolava con il signor Sandro Cattaneo, e finché questo era un po' arrabbiato, e se n'è andato, è finita. Tant'è vero, tornò lei in macchina e dice no, non ha voluto fare questo favore, e vedremo. Però io volevo andare dai miei parenti, da Rosita, Pecorelli e mia zia, che mi stava, lei dice, intanto c'è tempo, adesso se ti vedono loro peggiori la loro situazione, come ti vedono piangono di più, insomma una cosa e l'altra, e io la convinci e andammo. Tant'è vero che in casa Pecorelli mi guardarono molto male, perché pensavano che io... Va bene, intanto domani abbiamo concluso. Quando mi devo fermare me lo dite voi, perché sennò vado avanti fino... Ah sì... Mi senta un poco, purché abbia qualcosa di rilevante da dirci, lei può andare avanti quanto vuole, naturalmente. No, basta, mi fate un tempo. Allora, ecco, a proposito di domande, soltanto due domande. Quel giorno, parlo del giorno in cui poi è stato ucciso, quando lei si recò col plico alla tipografia, e uno sconosciuto le prese questo plico, il plico era sigillato. Io vorrei sapere, altre volte era successo che desse dei plichi sigillati o era la prima volta? Di darlo ad altri? Sì, cioè dei plichi da portare alla tipografia. Detto della mia sordità. Ma non è un problema, perché siamo a disposizione. No. Sempre in cartelline semplici. Erano delle veline, io 6, 7, 8 volte sono andato, erano sempre così messe dentro una semplice cartellina che allora le compravo io, 110 lire. Fu la prima volta che le diede un plico sigillato. La prima volta che era... il pacchetto chiuso che io non ho potuto, perfetto. Però sapevo, lui dicendo che era materiale esplosivo e che era roba pepata, diciamo, queste ecco, sono voi parole mie. Avevate spesso scambi di battute come quello che lei ci ha narrato? Parlando familiarmente sì, però no, come lavoro lui stava... aveva i suoi collaboratori, io stavo nel quel giorno in cui gli diede il plico, fu la prima volta in cui il dottor Pecorelli fece una battuta facendo il gesto della gobba? Sì, era molto ironico, facendo il gesto che il test è stato descritto prima, facendo il gesto che il test ha fatto. Io se mi scusano mi devono scusare sì, loro avvocati. Io non sono stato mai imbecillato da nessuna persona. Signor Limongelli, per favore, abbia pazienza. La mia onestà è tale che non permetto che un avvocato... Signor Limongelli, per cortesia, risponda adesso alla domanda. Ecco. Non nessuno ce l'aveva con lei, prego. Fece altre volte quel gesto, sì o no? Fece altre volte quel gesto, signor Pecorelli? No, mai. Oh. In passato... Quando eravamo pochi usciva soltanto l'agenzia, non la rivista, l'agenzia OP, eravamo 4-5 persone più le segretarie, allora io lo sentivo ridere nella sua stanza e allora correvo, dato che soffriva di cervicale, un male molto doloroso, no, io sto dicendo il perché correvo nella sua stanza e lui rideva. Invece stava ridendo dei suoi scritti, quello che scriveva, dei suoi articoli. Allora dice, senti, qualche volta qualcuno mi ammazza di botte. Ecco, perché prendeva in giro più che altro. Erano articoli ironici. Ecco. Lui è stato sempre così. Presidente, io non ho altre domande. Avvocato... In verità io... come alcune cause civili, e qui torna il discorso, alcune cause civili mi furono, io poi conoscenza a seguito della morte del precedente dell'avvocato della Peruta, e quindi mi fu dato
tutto il fascicolo, i vari fascicoli di causa. Tra le varie carte trovai questa roba mia, che dovrebbe essere agli atti della, del processo, in quanto io allegai questa, diciamo, questa copia a una mia memoria per gli organi inquirenti, e la consegnai personalmente all'ufficio del dottor Salvi al Tribunale di Roma. E appunto qui dicevo, nel fascicolo di studio dell'avvocato Antonio Della Peruta, già difensore dei signori Pecorelli, sono stati rinvenuti dei fogli dattiloscritti non firmati in cui il signor Limoncelli Umberto, cugino e socio in alcune società della vittima, racconta in forma di diario fatti immediatamente successivi alla morte di Carmine Pecorelli. Vengono anche questi allegati alla presente sotto i numeri 4 e 5. Ecco. Questo, io questi ho trovati. No, questi sono chi, io, cioè, siccome non sono sottoscritti, ho scritto da lei, fotografato, quindi fatto fotocopie e distribuite ai parenti. Questi anche, sono di suo pugno, quello che dice qui. E qui ci sono cose, ripeto, abbastanza gravi a carico della signora Mangiavacca. Scusi, è un documento che la Corte non conosce, che non è stato depositato. Presidente, scusi, il documento a cui fa riferimento l'avvocato Campioni è stato prodotto alla difesa dell'avvocato Vitalone. Ah sì, Posso prendere la parola, Presidente? Sì, un attimo, adesso. Quindi è un documento depositato, allora. A questo punto sì, io neanche ero sicuro, diciamo, che fosse stato depositato. Sicuramente doveva stare agli atti del processo, perché l'avevo a suo tempo depositato, ho capito. Va bene, allora dica, poi faccia pure la domanda. Ad esempio, qui a un certo punto parla di per inciso, leggo adesso senza stare a leggere integralmente tutto il documento. Ad esempio, dopo la lettura degli atti e dopo aver apposto la nostra firma in calce ai medesimi, e qui si fa riferimento al notaio, eccetera, l'ultima frase della signora Mangiavacca rivolta al notaio: signor notaio, come si fa per i registri? Deve qui è il problema dei registri che la signora Mangiavacca diceva di non aver visto, eccetera. E qui ne parla. Adesso, signor Limoncelli, lei l'ha visti questi registri? Perché qui ne parla, si ricorda. Senta, il notaio, io ero sotto shock per la morte di Nino, per la morte, per la situazione di mio fratello, la situazione del lavoro. Ero stato sempre il prestanome, mi dovete anche capire tutti, il prestanome di Nino, di mio cugino Nino Pecorelli. Mi sono sempre fidato, non ho dato mai affidamento, cioè importanza a quello che succedeva intorno a me. Io ad Antonio Della Peruta, che è parente di mio cugino, cognato della moglie, io mi sono fidato di lui. Siamo andati avanti qualche anno, perché quando mi sono accorto che la signora Mangiavacca, mi dispiace parlare così anche della signora Mangiavacca, stamattina l'ho detto a Rosita Pecorelli, mi dispiace pure, mi fa pure pena, venti, dove arrivo io? Però a me mi ha incastrato, perché mi ha portato al cospetto dei miei parenti come un malfattore, mi ha fatto odiare, perché tutti i beni praticamente di mio cugino erano intestati a me. E lei, fraudolentemente, lo dico e prendano atto, basta che qualche avvocato poi mi copra, perché io non ho le possibilità, è chiaro, no? Io sono pensionato a 700.000 lire al mese. No, bisogna no, a qualche buon avvocato. Io sì. Sono sincero, di così non posso essere. No, io non pago, non so. Mi posso offrire una cena, più di quello. Andiamo avanti. È meglio ridere. E comunque quello che ho scritto è tutta verità. Io ho un arsenale di... Io ogni movimento... Mi dispiace pure per la signora Mangiavacca, perché io ci sono stato tanti anni insieme, e addirittura i figli mi chiamavano zio, per cui ho anche un senso di tenerezza. Non voglio esagerare, però è così. Io anche per lei... temo che qualche cosa dovrà succedere. No, lei mi sa che... No, non abuso. Guardi, io sono fatto così. Se lei capita nella zona mia... Signor Limoncelli, prego.
Guardi, signor Presidente, qui io dovrei leggere questa, però mi sembra, insomma, se riconosce... Che... Ma lui ha già detto, è tutto vero quello che ha scritto. È inutile che stiamo a leggere tutta questa... Ha detto, è tutto vero quello che ha scritto in quel documento. Altre fotocopie, ce n'ho altre... Il documento è agli atti, se non... Questo già sta, signor Presidente, a me non resta niente, già è agli atti, e quindi non c'è bisogno... Quale numero è, per favore? Guardi, certo. Una copia di questa è stata data, l'ho data a Giorgio Gregori, avvocato che purtroppo è morto, all'avvocato Donzelli di Piazza Cavour, all'avvocato Calzolari di Viale Parioli, perché quando mi sono accorto che la signora Mangiavacca stava facendo un certo gioco sulle mie spalle, io mi sono ribellato. Va bene, comunque noi lo possiamo acquisire di nuovo, così lo mettiamo in relazione come documento esibito al test durante la deposizione. Penso che sia una causa civile con gli eredi, che dipenda da loro. Non è penale questa, almeno che ne sappia io. Non ha niente a che vedere con questo processo. Volevo completare adesso. Sì, completi e poi lo acquisiamo, sì. Diciamo, tutte queste, questa documentazione è stata a suo tempo esibita nel giugno addirittura del 93, perché mi sembrava abbastanza, diciamo, significativa ai fini del conoscere i vari personaggi che compaiono nel processo. Io per il momento ho finito, non ho altre domande. L'avvocato Crisi? Nessuna domanda. Difesa Calò? Una domanda soltanto, Presidente, in parte già risposto, ma abbiamo appreso della particolare precisione del test, addirittura ricorda gli orari delle 13.50, quindi abbastanza preciso. Siccome noi abbiamo già acquisito la testimonianza della Mangiavacca, vorrei che il test ci ricordasse una cosa precisa. Quando è che siete andati con la Mangiavacca a fare quei servizi? Il giorno dopo la morte di Pecorelli o due giorni dopo? Finisco. Allora, il giorno dopo, poche ore dopo, io sono rientrato dalla convocazione del dottor Sica, che poi non mi ha interrogato affatto, alle 4 del mattino sono rientrato in casa. Quindi stiamo parlando del 21 marzo? 21 marzo, sì. Del 21 marzo. 21 marzo. Delle 4 del mattino, sì, del 21 marzo. Sì, sì, io il giorno dopo ero negli uffici dei carabinieri di Viale di Piazza Bologna, Viale delle Province, dove mi aveva convocato il dottor Sica. E quindi alle 8 di mattina... Con mio cognato siamo andati lì perché io avevo paura. Le 8 di mattina di quale giorno preciso? Allora 21, guardi, 21. Il 21, la mattina dopo, immediatamente, aspetti. Al microfono.